Buongiorno a tutti, benvenuti a questo percorso di formazione organizzato da Unioncamere Veneto e da tutte le camere di commercio della Regione Veneto. Oggi siamo a questo secondo incontro dedicato all'utilizzo della scrivania. Sarà appunto un incontro di base di tipo tecnico-operativo proprio sull'utilizzo di questo strumento. Oggi con me c'è la dottoressa Irene Gasperi di Unioncamere Veneto, che si occupa appunto di coordinare della referente di questo percorso di formazione. Il Buongiorno. dottor, buongiorno Irene, il dottor Andrea Manganiello della Camera di Commercio di Treviso Belluno Buongiorno a tutti. e la dottoressa Alessandra Bozzoli della Camera di Commercio di Vicenza, che mi Buongiorno. aiuteranno. Buongiorno Alessandra. A gestire appunto le domande relative ai contenuti del webinar di oggi. E anche con noi c'è il dottor Antonio Zorzetto della Camera di Commercio di Padova. Allora, mi presento anch'io, sono Sara Pirro, faccio parte dell'unità di formazione di Infocamere, che è la società informatica di innovazione tecnologica delle Camere di Commercio italiane, che rende disponibile la soluzione informatica relativa al mondo SUAP. Allora, come sicuramente avrete notato dalla slide che abbiamo condiviso prima dell'apertura, vi chiediamo cortesemente di inserire le domande relative ai contenuti di questo corso di formazione all'interno della funzione domande e risposte che trovate in basso tra le funzionalità di Zoom. Se invece avete scaricato la versione Zoom in inglese, question and answer, quindi di non utilizzare la chat, che invece magari la utilizzeremo per inviarvi magari dei link che vi possono essere utili e magari se avete delle necessità, dei problemi tecnici. Questo ci aiuterà quindi le domande dei contenuti, cioè relative ai contenuti del webinar all'interno della funzione domande e risposte, ci aiuterà comunque a gestirle meglio. Allora, condivido, innanzitutto lascio la parola ad Andrea Manganiello per i saluti introduttivi. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti di tutto il sistema camerale. Oggi siamo io e la collega Bozzoli che seguiremo appunto questo webinar. Cercheremo di essere di supporto nella trattazione dei vari argomenti all'ordine del giorno che sarà tenuto da Sara. Volevamo ricordare a tutti che in ogni camera di commercio è presente un referente che segue specificamente i temi del SUAP, perché è a disposizione di tutti i comuni e anche degli enti terzi che partecipano ai procedimenti in ambito SUAP e SUE per diciamo una prima assistenza e fornire appunto un supporto. Diamo anche costantemente informazioni su tutte le diciamo, revisioni e tutte le introduzioni che vengono fatte all'interno della piattaforma che è proposta dal sistema camerale nel portale Imprese in un giorno. Volevo ricordare che l'alberatura dei procedimenti e la definizione dei flussi delle pratiche all'interno del portale sono definiti sulla base e costantemente aggiornati sulla base della normativa nazionale e regionale. I procedimenti vengono costantemente revisionati, a cura di un tavolo tecnico che è coordinato dalla Regione Veneto e a cui partecipano vari funzionari, tra i quali anche alcuni, referenti comunali. Volevamo anche ricordare che il target oggi del corso di oggi è prevalentemente per operatori di nuovo inserimento oppure che sono meno avvezzi all'utilizzo della scrivania SUAP. Quindi, ecco, più siamo, meglio stiamo come partecipazione, però volevo ricordare che appunto noi partiamo veramente da elementi di base perché abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze rappresentate da diversi comuni che hanno manifestato appunto il fatto che c'è una certa volatilità nella presenza del personale, persone che vengono, diciamo, cambiano di ruolo e che vengono destinate da poco al SUAP e quindi hanno bisogno di un supporto proprio su questo specifico ambito. Ricordiamo che questo è il primo modulo di base, ce ne sarà un secondo il prossimo giovedì 5 ottobre, a cui raccomandiamo caldamente a tutti i partecipanti di oggi di seguire quindi anche il webinar di giovedì prossimo.
E niente, vi auguro un buon ascolto e passo la parola alla collega Alessandra. Grazie. Grazie Andrea, sarò brevissima perché bisogna dare prevalenza al corso. Saluto tutti, in particolare quelli che sono collegati dalla provincia di Vicenza. Vedo tante vecchie conoscenze, ma un saluto in particolare a chi comincia. Noi vogliamo essere di supporto a chi, come dire, si muove per la prima volta dentro questi strumenti. Vi ricordo l'importanza anche di fare domande perché in base alle vostre domande noi possiamo strutturare meglio il nostro corso. Quindi è importante che non restino zone grigie, dubbi. Scrivete pure tutto quello che vi sembra importante perché poi noi strutturiamo meglio il corso e possiamo rispondervi o dentro il corso oppure successivamente con una mail. Un saluto a tutti e vi auguro di fare un buon corso e di partecipare a tutto il corso intero perché ne vale la pena, nel senso che è un corso veramente strutturato in tutti gli aspetti, sia normativi che tecnici, quindi è importante avere la conoscenza di entrambi. Arrivederci. Grazie Andrea, grazie Alessandra. Condivido subito lo schermo. Allora, siccome anticipava Andrea, questo è un corso che è strutturato su due sessioni, quindi iniziamo ad approcciarci a quello che è il mondo della scrivania, che è appunto il portale, la componente informatica che viene utilizzata per la gestione delle pratiche, che poi andrà a proseguire nel prossimo, diciamo giovedì prossimo, il 5 ottobre, dove appunto verrà poi approfondito un po' di più quello che è l'utilizzo della scrivania. Come diceva sempre Andrea, è doveroso appunto ribadirlo, si tratta di oggi, ma anche della formazione che faremo il 5 ottobre, di una formazione di base tecnica operativa, proprio per chi si approccia per la prima volta a questo strumento, oppure diciamo lo conosce non così in maniera avanzata. Allora, resteremo insieme fino alle 12:30, quindi sarà una formazione di 3 ore, ma sicuramente tra la prima parte e la seconda parte faremo una pausa. Allora, diciamo, gli argomenti che verranno trattati li vedete un po' sintetizzati in questa slide, quindi nella prima parte vedremo quello che è l'inquadramento generale dello sportello SUAP Imprese in un giorno. Vedremo quella che è la scelta, l'alberatura dei procedimenti, come appunto accennava Andrea, che sono resi disponibili a disposizione dell'utente all'interno della componente di front office, che viene utilizzata appunto dall'utente per la predisposizione, della pratica. Vedremo quella che è la giusta, corretta relazione tra le scelte che vengono effettuate dall'utente all'interno della componente di front office con la pratica che poi viene gestita all'interno della scrivania. Faremo poi una simulazione di una pratica semplice all'interno del front office. Vedremo quelli che sono alcuni degli allegati obbligatori e come viene apposta da parte dell'utente la firma digitale e poi i canali di assistenza utente, chiaramente, ma anche i canali di assistenza a vostra disposizione. Nella seconda parte del corso vedremo invece, faremo un'introduzione alle caratteristiche principali della scrivania imprese in un giorno. E come viene utilizzata, quindi quella che è la gestione di una pratica con una vera e propria simulazione per arrivare a capire cosa sono gli eventi, partendo sicuramente dall'evento di inoltro per poi scoprire tutti gli altri. Sicuramente faremo anche quella che è la gestione diciamo, di un'integrazione documentale. Allora, come avrete sicuramente notato, perché appunto era necessario accettarla, il corso è registrato. Quindi la registrazione vi sarà poi resa disponibile sul sito di Unioncamere Veneto, la registrazione insieme a poi le slide che andrò a condividervi oggi. Allora, è importante precisare anche questo aspetto. Alla fine dell'intero percorso di formazione, l'ultima data di questo percorso è il 30 novembre, ecco perché sia Alessandra sia Andrea parlavano appunto di un percorso importante, sostanzioso, che prevede diverse date. Avrete la possibilità di ottenere l'attestato di partecipazione. Chiaramente l'attestato riporterà quelli che sono i corsi che avete frequentato, anche eventualmente se seguite un solo corso. Ma su questo apro una parentesi. Chiaramente, per chi di voi è presente oggi, vi invitiamo, diciamo, caldamente a seguire poi l'incontro successivo del 5 ottobre, perché appunto è la sua naturale prosecuzione, no?
Quindi all'interno dell'attestato che vi verrà rilasciato al termine dell'intero percorso di formazione troverete appunto l'indicazione, il titolo del corso che, insomma, che avete frequentato con l'indicativo delle ore, quindi il tempo di sessione, di permanenza all'interno della piattaforma Zoom. Motivo per il quale per chi di voi magari è collegato da una postazione, da una stessa postazione, siete magari più persone collegate alla stessa postazione, questo non ci consente di andare a monitorare le presenze. Quindi vi invitiamo magari a utilizzare ognuno di voi la singola postazione, quindi non essere più persone collegate con uno stesso device. Questo perché non riusciamo diciamo, a tracciare le multipresenze. Essendo un corso di base, perché appunto si approccia, ritorno un attimo indietro, chiaramente per quelle che sono le eccezioni, quindi magari di persone che invece sono collegate alla stessa postazione per ragioni d'ufficio e per ragioni appunto di carattere organizzativo, cercheremo di gestire le eccezioni. Allora, dicevo, essendo un corso base, partirò proprio dalle basi. Diciamo, qui vedete quello che è il flusso di gestione di una pratica, dove appunto si parte dalla compilazione che avviene all'interno del portale di front office, compilazione che può essere eseguita direttamente dall'impresa richiedente oppure da un professionista, da un intermediario munito di procura speciale. A seguito della corretta compilazione della pratica all'interno del portale di front office, questa viene trasmessa, diciamo, la fase finale, appunto la trasmissione della pratica al SWOP, chiaramente il SWOP che ha selezionato durante appunto la compilazione. Viene poi inviata, generata automaticamente la ricevuta che attesta la corretta ricezione della pratica che è stata inviata dall'utente al SWOP e poi dopo, a seguito del controllo formale e sostanziale da parte del SWOP, la pratica viene inviata agli enti competenti, enti terzi, enti interessati, enti che sono competenti in merito all'istruttoria di parte, quindi l'istruttoria di merito. Per poi concludersi l'iter, quindi a seguito del parere che viene inviato da parte dei diversi enti che sono coinvolti nel procedimento, comunicazione al SWOP e finale, appunto, comunicazione all'impresa richiedente. Non c'è mai un contatto diretto, una comunicazione diretta tra quelli che sono gli enti che sono stati individuati all'interno del procedimento come competenti nell'istruttoria di merito con l'utente stesso. Questo perché il SWOP fa da regia, si colloca al centro, quale appunto interlocutore unico, punto unico di accesso. Questo un po' per riprendere la panoramica del flusso che avviene all'interno appunto per la gestione dell'intera pratica. Si parte sempre dal portale nazionale, dal portale Imprese in un giorno, che è appunto il portale nazionale dove sono gestiti tutti i comuni, tutti i SWOP nazionali, a prescindere poi dalla, diciamo, soluzione informatica che viene adottata. E qui mi premeva fare, diciamo, una precisazione parlando appunto del portale Imprese in un giorno. Il richiamo è l'articolo 3 del regolamento SWOP, quindi del DPR 160, del 2010, dove appunto il concetto importante che posso veicolarvi è quello che non è un gestionale, o meglio, è sì una componente informatica, ma che consente di fare quello che la normativa consente di fare. Quindi quella che la modulistica, prima l'accennava Andrea, la modulistica nazionale, la modulistica regionale. Quindi è, diciamo, il portale Imprese in un giorno svolge quella funzione di raccordo tra quelle che sono le interazioni tra i diversi attori che sono coinvolti all'interno del procedimento, quindi amministrazioni, enti interessati, è appunto una soluzione informatica che consente chiaramente all'utente di fare delle scelte, ma lo può fare, cioè può fare quelle determinate scelte perché è la normativa che lo prevede. E in alcune, diciamo, durante la mia trattazione vi farò degli esempi pratici di cosa è previsto perché è la norma che lo prevede. Allora, quali sono le caratteristiche della componente di front office? Abbiamo parlato principalmente di due componenti, quindi il front office che è a disposizione degli utenti per la predisposizione della pratica e la componente di back office, nota come scrivania, che invece è la componente di vostra, diciamo, di vostro utilizzo per la gestione poi delle pratiche. Parliamo della componente di front office. Quali sono le caratteristiche? È
È accessibile unicamente all'utente attraverso uno strumento di identità digitale forte, quindi non è ammessa una registrazione tramite la creazione di credenziali, banalmente username e password, ma l'utente può accedere al front office esclusivamente con uno strumento di autenticazione forte e poi vedremo quali sono. C'è un aggiornamento costante della modulistica. Questo significa che quando c'è una novità normativa nazionale e regionale, questa viene acquisita all'interno del portale. Ecco perché ribadiamo il concetto, quello che l'utente può fare perché è la normativa che lo prevede. Parliamo di modulistica unificata nei formati facilmente accessibili, ovvero il PDF, ma anche in XML, questa garanzia dell'interoperabilità tra sistemi. Fruibile da tutte le imprese, ma anche da parte di tutti gli intermediari, muniti chiaramente di procura speciale. Front office che è integrato con due strumenti importanti. Parliamo del cassetto digitale dell'imprenditore, che è uno strumento a disposizione esclusivamente degli imprenditori, portale impresa.italia.it, che consente di accedere gratuitamente alle informazioni e ai dati dell'impresa. E poi parliamo del fascicolo informatico di impresa, che invece è uno strumento importantissimo a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni, tra l'altro previsto dall'articolo 4,8 e 9 del DPR 160 del 2010, che va a rispettare un importante principio del once only, di cui parleremo a breve. Portale consente di fare quello che la normativa prevede, ad esempio l'accesso. Perché l'accesso si fa attraverso uno strumento di autenticazione forte e quindi non attraverso credenziali, password infinite e così via. Perché nel 2020 il primo decreto semplificazioni, il decreto semplificazioni numero 76 del 2020, poi convertito con la legge numero 120, la legge di conversione, prevede all'articolo 24, intitolato Accesso ai servizi, chiaramente parliamo dei servizi online delle pubbliche amministrazioni, quindi identità digitale e accesso ai servizi, prevede l'accesso attraverso questi strumenti, chiaramente tra loro alternativi. Parliamo dello SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale di secondo livello, quindi se l'utente ha uno SPID di primo livello che prevede ad esempio l'accesso con la sola, col solo nome utente e la password, sicuramente non riuscirà ad accedere all'interno della componente di front office. Quindi è necessario un secondo livello che prevede, oltre all'inserimento del nome utente e della password, di un secondo fattore di autenticazione. Parliamo della carta d'identità elettronica, ormai diciamo... La maggior parte, più del 50% della popolazione italiana ha una carta d'identità elettronica. Tra l'altro, il Ministero dell'Interno a fine maggio ha introdotto una modalità cosiddetta semplificata di accesso, che consente quasi come lo SPID di utilizzare l'accesso con CIE senza avere la CIE con noi. Quindi banalmente inserendo un nome utente e una password, dove un nome utente è rappresentato o dal nostro codice fiscale, o dal nostro indirizzo mail, o dal numerino della carta d'identità che troviamo in alto a destra. Questo perché? Perché prima invece per l'accesso con CIE era necessario uno smartphone dotato di un'app chiamata CIED del Ministero dell'Interno, oppure di un lettore dotato di tecnologia NFC. Quindi per semplificare il tutto, anche perché appunto renderlo quasi simile allo SPID, possiamo utilizzare da maggio questa modalità semplificata e questo appunto per semplificarci la vita dei nostri utenti in fase di accesso. L'altro strumento di autenticazione per la componente di front office è la Carta Nazionale dei Servizi, che è sempre appunto un certificato di autenticazione a bordo, all'interno di un dispositivo fisico, quale potrebbe essere la smart card oppure la chiavetta USB. Le altre modalità a disposizione per l'utente sono l'identità eIDAS, che funziona un po' come SPID a livello europeo, e l'utenza Telemaco. Quindi chiaramente l'utenza per accedere alla My Page Telemaco è necessaria per fare anche la predisposizione di tutte le altre pratiche all'interno di Telemaco, rivolte invece al registro delle imprese. Quindi si accede, l'utente accede attraverso un'identità digitale forte. Fascicolo informatico d'impresa. Abbiamo detto che è uno strumento importantissimo e perché ve ne parlo adesso? E perché soprattutto lo ritroviamo all'interno del flusso della pratica SUAP? Perché
Perché se tutto funziona correttamente, cioè se tutta la comunicazione avviene a livello telematico, l'utente compila correttamente la pratica sulla componente di front office, la pratica viene gestita all'interno della scrivania, c'è cioè l'inoltro agli enti competenti, agli enti terzi, tutto questo va ad alimentare il fascicolo informatico d'impresa. La pratica viene trasmessa, chiaramente nei casi previsti, viene trasmessa diciamo, all'interno di questo contenitore, io lo chiamo così contenitore, ma anche l'esito della pratica stessa, se il flusso è corretto. Quindi diciamo che il fascicolo informatico di impresa viene alimentato principalmente con la documentazione SUAP, ma anche di altri enti, ad esempio enti di certificazione. Ed è previsto appunto dal regolamento SUAP, il DPR 160. Questo nel pieno rispetto di questo principio, declinato all'interno della legge 180 del 2011, che è il principio, norme per la tutela della libertà d'impresa, ma è un principio che ritorna anche nell'ambito del registro delle imprese, quindi ambito Camera di Commercio. Principio del one solely. Se una pubblica amministrazione ha bisogno di un documento, non deve richiederlo all'impresa, ma può attingere automaticamente all'interno di questo contenitore. Questo nell'ottica in virtù della semplificazione. Ritorniamo sulle caratteristiche della componente di front office a disposizione degli utenti. Allora, come vedremo, perché appunto vi ho detto che faremo anche una simulazione pratica. Allora, chiedo ai colleghi se mi sentono correttamente perché ho avuto una notifica di una connessione non particolarmente stabile. Adesso sì, si è saltata per un momento. Sì, c'è Ok, tanto ho stato un visto. blocco di pochi secondi. Allora riprendo un attimo da qui. Allora, sì, come vedremo, faremo a breve una simulazione all'interno della componente di front office. L'utente ha a disposizione tutta una serie di agevolazioni nella compilazione della pratica. Dei suggerimenti proprio durante la compilazione, ma non solo, ha a disposizione il supporto. Questo perché ve lo racconto? Perché diciamo possiamo rimandare anche i nostri utenti all'utilizzo di questi importanti canali di assistenza. Abbiamo il supporto 2.0, dove sono presenti le schede informative, ma anche la possibilità di contattare direttamente l'assistenza. Conservazione a norma di documenti. Se tutto funziona correttamente, nel pieno rispetto appunto della gestione totalmente telematica del procedimento, della pratica, tutti i documenti, tutto viene conservato a norma a garanzia della tracciabilità delle informazioni. E questi sono due concetti importanti che riprenderemo spesso durante questa trattazione. Abbiamo l'utente a disposizione, quella che è l'anteprima della modulistica. La piattaforma impresa in un giorno e poi la componente di front office abilitata anche al pagamento, diciamo, di quelli che sono gli oneri connessi alla pratica, al pagamento online. Corsi di formazione, quindi a disposizione comunque del materiale sempre a supporto da parte degli utenti. Prima di iniziare la compilazione, oltre a sapere la tipologia di pratica che si intende trasmettere con i diversi documenti che sono necessari, l'utente deve avere a disposizione questi strumenti. Quindi uno strumento di autenticazione, diciamo, ve li ho raccontati prima, il domicilio digitale PEC. Perché? Perché è quel canale di comunicazione che si instaura tra voi, quindi tra il SUAP, e l'utente stesso per tutte quelle comunicazioni relative alla pratica. E poi un dispositivo di firma digitale, perché la firma digitale, la sottoscrizione digitale del documento, dei documenti che vengono generati dal sistema, è necessaria. E tra l'altro, proprio durante la sottoscrizione digitale della documentazione, vengono eseguiti una serie di controlli a vostra garanzia. Diciamo che tutti i controlli che vengono eseguiti in maniera automatica all'interno poi della predisposizione della pratica, vi consentono, diciamo, anche un vostro aiuto, perché vi aiutano nel non dover controllare determinate cose, perché già lo fa il sistema, poi capiremo che cosa invece va controllato e cosa invece viene fatto automaticamente. La firma degli allegati. Su questo ci ritorniamo dopo, perché sono appunto i controlli che vengono eseguiti direttamente all'interno della piattaforma.
Quindi qui vedete quello che è il flusso dell'invio della pratica, dove appunto dopo, a seguito del controllo formale e sostanziale che andrete ad eseguire, andrete a trasmettere la pratica agli enti interessati, agli enti competenti, attraverso l'apposito evento di inoltro. Capiremo cosa sono gli eventi. Tutto avviene in maniera telematica, come vi dicevo prima, a garanzia della tracciabilità e della conservazione. Lo stesso concetto vale per eventuali richieste di integrazione documentale. Tutto avviene, vedete, attraverso questo flusso, e lo stesso avviene per quanto riguarda la chiusura della pratica, che serve ed è essenziale ai fini dell'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa e anche nell'ottica di una sorta di pulizia all'interno della scrivania. Sapete, no, che per quanto riguarda i procedimenti ordinari, questi si chiudono necessariamente attraverso il rilascio di un parere espresso, un parere che può essere appunto un'autorizzazione oppure il diniego. Questo inevitabilmente va a chiudere il flusso della pratica stessa. La pratica, come vedremo, verrà, diciamo, spostata da quelle che sono in istruttoria a quelle che andranno invece in archiviazione. C'è un apposito menu all'interno della scrivania delle pratiche archiviate. Ma come vedremo, è importante chiudere anche quelle pratiche che sono in regime automatizzato, parliamo ad esempio della SCIA. Questo perché? Perché ci aiuta a gestire meglio, non solo a comunicare l'esito della pratica al fascicolo informatico, ma a mantenere una sorta di pulizia proprio all'interno della scrivania. Ci ritorneremo su questo concetto. Allora, direi che possiamo vedere quelle che possiamo iniziare con una demo. Quindi partiremo proprio con una compilazione lato utente della pratica per poi arrivare piano piano a vedere la scrivania. Come vi dicevo all'inizio, si parte dal portale Imprese in un giorno, dove appunto sono censiti tutti i SUAP, a prescindere poi dalla soluzione informatica che viene adottata. Voglio farvi vedere una differenza. Sapete, no, se io inserisco il comune, il SUAP di Padova. Mi ha preso. Allora, se inserisco il SUAP di Padova, come vedete, atterriamo a quelli che sono i riferimenti e i recapiti relativi al SUAP che è stato selezionato, con la possibilità di iniziare la compilazione banalmente cliccando su Compila una pratica. Se ad esempio inserisco un comune, adesso mi viene in mente questo, un comune che non utilizza la piattaforma Imprese in un giorno, notiamo già delle differenze. Innanzitutto il tasto Compila la pratica è differente. Non è di colore bianco, ma è di un colore diverso. E questo, diciamo, è la discriminante tra il SUAP, che invece utilizza la piattaforma Imprese in un giorno, la soluzione delle gare di commercio, rispetto invece ad un altro che utilizza delle soluzioni differenti. Quindi, questa, diciamo, anche qui chiaramente ritroviamo quelli che sono i riferimenti e i recapiti principali, ma anche l'altra differenza è che selezionando, ritorno su Padova, un comune che invece adotta la soluzione Imprese in un giorno, ritroviamo anche il logo della Camera di Commercio di riferimento, chiaramente del SUAP del comune che è stato selezionato. Allora, come partire con la compilazione? Quindi si va su Compila una pratica e qui atterriamo sulla pagina di accoglienza e news a disposizione dell'utente del SUAP selezionato. Vi anticipo già che questa pagina può essere personalizzata. Si può personalizzare l'immagine, la banda che vedete sopra, così come le diverse, diciamo, notizie che vanno ad alimentare questa landing page. La modifica, la personalizzazione avviene all'interno della scrivania, a chi è configurato come responsabile di sportello. Gli avvisi sono solitamente all'inizio, mentre più sotto ci sono le news. Quindi landing page del comune selezionato e già qui notate che già prima dell'autenticazione c'è la possibilità di contattare il supporto, di visionare il supporto 2.0. Lo vediamo dopo. Quindi per iniziare la compilazione si va su Compila una pratica.
E qui è saltato un passaggio perché nella mia cache è stata già memorizzata l'autenticazione. Successivamente, dopo aver cliccato sul compilare la pratica, l'utente dovrà autenticarsi con gli strumenti che vi ho raccontato prima. Quindi accesso tramite autenticazione forte e a seguito appunto della corretta autenticazione si accede su questa pagina. Questa pagina che potremmo strutturarla in due parti. Allora, sicuramente la parte centrale, due funzionalità fondamentali, la possibilità di iniziare la compilazione ex novo, quindi di una nuova pratica, oppure la possibilità di importare i dati di una pratica precedente. Nella parte invece di sinistra, quelli che sono gli stepper di compilazione. Man mano che andremo avanti nella compilazione della pratica, vedremo che questi step avranno colori differenti. Quando siamo su uno specifico avrà un colore rosso, nel momento in cui lo completiamo, valorizziamo tutte le informazioni necessarie, quindi lo chiudiamo correttamente, diventerà di colore nero, quindi in grassetto nero. Sempre nel menu laterale vediamo quelle che sono le pratiche in bozza, e le pratiche inviate che sono state trasmesse al SWOP e la funzione quindi My Page. Nella parte in basso gli strumenti di supporto. Quindi troviamo il supporto per l'utente. Questo ve lo mostro sempre nell'ottica di sapere che comunque anche l'utente può avere delle difficoltà, magari ad esempio nell'accesso, nella compilazione di un particolare campo. C'è un supporto tecnico che può guidarlo appunto nella risoluzione di queste problematiche. Ribadisco supporto tecnico, non è un supporto normativo, ma serve, diciamo, per aiutare l'utente nella, diciamo, nella risoluzione dei problemi che potrebbe avere nella compilazione della pratica stessa. Allora, qui avete delle possibilità, l'utente ha delle possibilità. Andare a ricercare per parola chiave o un problema nell'accesso, ad esempio con lo speed. Quindi ricercare parola chiave. E qui verranno riportate tutte quelle che sono le schede informative, le FAQ relative appunto alla ricerca che è stata effettuata. Oppure, tornando indietro, l'utente vedrà le schede informative che sono organizzate per categorie. Quindi ci sono quelle relative al mondo dell'accesso e delle configurazioni, sempre relative all'accesso. La compilazione della pratica e l'invio, la firma digitale degli allegati. La gestione della pratica inviata è una serie di tutorial. Se però l'utente non dovesse appunto ritrovare all'interno delle schede informative, all'interno delle FAQ che sono rese disponibili all'interno del portale, ha la possibilità di contattare direttamente l'assistenza attraverso tre modalità. Quindi questo è un canale importantissimo, l'autoutente, proprio per offrirgli assistenza nella compilazione della pratica. C'è a disposizione il manuale utente, sono circa 74 pagine, molto ricche di immagini che aiutano l'utente sempre nell'utilizzo della componente di front office. Chiaramente si va a descrivere la compilazione dei singoli, delle singole pratiche, ma si dà sempre una panoramica a livello tecnico nell'utilizzo di questo strumento. E i manuali, diciamo il manuale dei pagamenti. Ritorniamo nella parte centrale. Due funzionalità. Compila una nuova pratica, dove appunto si dovrà inserire come informazione di partenza quella che è la descrizione della pratica. La descrizione della pratica è importante per l'autoutente per andarla a ricercare al meglio in un secondo momento. Qui è un campo libero, nel senso che non possiamo lato scrivania poi agire. Diciamo nella modifica di questo campo, un campo che viene assegnato direttamente dall'utente. Qui viene, vedete, già indicato un minimo di tre caratteri, massimo di 60. Quindi questo per dirvi che l'utente è guidato nella compilazione. L'altro dato importante è, ritorno un attimo sull'oggetto, sulla descrizione della pratica. Questo magari vi potrebbe essere utile per capire se l'intenzione dell'utente è poi rispettata nella scelta che ha effettuato. Quindi magari dà una descrizione della pratica, ma magari poi vi ritrovate delle scelte. È un procedimento differente all'interno della scrivania, quindi vi può essere utile da questo punto di vista. Importa dati da pratica precedente,
Sono un professionista munito di procura speciale, faccio tantissime pratiche della stessa tipologia, magari modificando soltanto l'indirizzo dell'impianto, quindi modificando determinate informazioni, posso utilizzare questa funzione. Quindi importare tutti i dati di una pratica che ho precedentemente predisposto. Tra l'altro posso importare sia una pratica che ho già inviato, che l'utente ha già trasmesso al suo app, oppure importare una pratica che è ancora nello stato di bozza, banalmente selezionando questo flag. Allora, è possibile importare i dati di una pratica precedente, ma poi gli allegati andranno chiaramente inseriti, quelli che sono gli allegati obbligatori, quindi inseriti, firmati digitalmente e caricati all'interno del sistema. I filtri che possono essere utilizzati, posso andare a importare i dati della pratica precedente, dello sportello di mio interesse, dell'ID della pratica, quindi diciamo, dell'identificativo della pratica stessa, oppure della data di predisposizione. Quindi questa è un'importante funzione nell'ottica di semplificazione lato utente. Ritorniamo invece nel menu laterale. Qui vedete pratiche in bozza. Sapete che l'utente non è obbligato a iniziare la sessione di compilazione oggi e a terminarla oggi stesso. Non sono costretto a iniziare e a terminare nella stessa sessione. Questo perché magari potrei avere delle problematiche, non ho a disposizione un'informazione, non ho a disposizione un documento, non ho la firma digitale con me. Posso riprendere la compilazione in un secondo momento. Quindi le pratiche in bozza aiutano l'utente a iniziare la compilazione e a terminarla quando ha a disposizione le informazioni mancanti. Questa è un'altra importante agevolazione lato utente. Le mie pratiche inviate MyPage. La funzione MyPage presenta il contenitore dove sono visibili tutte le pratiche inviate, dove è possibile accedere al dettaglio delle pratiche stesse, ma soprattutto è lo strumento fondamentale per la comunicazione che avviene tra appunto l'utente e voi, quindi è il suo app. Sicuramente lo vedremo. Allora, iniziamo la compilazione. Facciamo sicuramente una pratica semplice, così avete modo di vedere quelle che sono le caratteristiche di compilazione, le informazioni necessarie, gli aiutini che vengono dati, che sono dati agli utenti. Allora, ad esempio, inseriamo questa descrizione. Molto molto generica. Andiamo su conferma. Come vedete che lo stepper autorizzazioni è diventato di colore rosso, perché significa ci troviamo su questo campo, diciamo su questo box che è necessario compilare. Cosa sono le autorizzazioni? Innanzitutto qui vedete già il mio codice fiscale, il mio nome, cognome e il livello, diciamo la funzione che ricopro all'interno della compilazione, sono il creatore della pratica. Questi dati sono acquisiti dal mio strumento di autenticazione. Ho fatto l'accesso con SPID e quindi questi dati sono ribaltati automaticamente all'interno del sistema. Ma la stessa cosa vale per l'accesso con carta nazionale dei servizi, carta d'identità elettronica e gli altri due che abbiamo visto. Allora, cosa significa autorizzazioni? Ho la possibilità, l'utente ha la possibilità di inserire altre persone ad agire sulla pratica con diversi poteri, con diversi livelli di autorizzazione. Come si fa? Si va su aggiungi persona, perché ad agire sulla pratica? Perché magari ci sono delle sezioni dove devono essere compilate necessariamente da altro soggetto, oppure non riesco magari a portare a termine la pratica, quindi inserisco un altro soggetto che può appunto agire nella compilazione. Quali sono i poteri che si possono assegnare? Allora, innanzitutto, come si fa ad inserirla? Si inserisce il codice fiscale del soggetto che appunto vogliamo autorizzare alla compilazione con diverse poteri. Allora, abbiamo la sola lettura, quindi la possibilità esclusivamente di visualizzare la pratica, la lettura e scrittura, quindi posso anche intervenire nella modifica, quindi proprio della pratica stessa. Nell'invio, quindi nella trasmissione della pratica al SUAP, nella cancellazione, chiaramente la cancellazione interviene sulle pratiche che non sono state ancora trasmesse, quindi sulle pratiche che sono nello stato di bozza,
Controllo accessi, i superpoteri, il livello massimo di autorizzazioni, ovvero consentire alla persona autorizzata con la funzionalità controllo accessi di inserire nuovamente un altro soggetto o altri soggetti. Quindi anche questa è una funzione di semplificazione per l'utente. Andiamo avanti, si clicca su conferma. E qui c'è l'alberatura dei procedimenti che sono a disposizione dell'utente. Allora, già qui vedete un'importante semplificazione perché viene riportata oltre al tema di riferimento, all'attività di riferimento, ad esempio commercio, il codice Ateco di riferimento. Commercio, codice Ateco da 45 a 47, così via, così come tutti gli altri procedimenti che sono previsti. C'è la possibilità per l'utente di fare una ricerca puntuale per parola chiave, ad esempio vicinato, per avere nell'immediato la parola di riferimento. Commercio al dettaglio, in questo caso in area privata, esercizio di vicinato, negozio. Oppure andare a ricercare intervento di suo interesse, utilizzando invece l'alberatura, quindi andando a ricercare all'interno dei diversi menu che sono a disposizione. Vado, quindi inserisco vicinato, alimentare o misto e andiamo avanti. Clicchiamo su conferma. Nel passaggio successivo siamo nella scelta delle operazioni, quindi individuato l'intervento. Che cosa si intende fare? Qui vedete avvio, gestione e cessazione dell'attività e altre appunto possibili operazioni. Qui un punto d'attenzione: quando l'utente individua questo pallino non valorizzato, quindi di colore bianco trasparente, vuol dire che una scelta esclude un'altra. Ma se ci pensiamo anche a livello logico, no? Sicuramente se apro l'attività, non la sto cessando. Infatti, se io seleziono aprire l'attività, l'utente sicuramente non ha la possibilità di cliccare su cessare l'attività. Vedete, si va automaticamente ad eliminare la scelta che è stata fatta in precedenza. Questo perché ve lo racconto? Perché rientra nell'ottica di una compilazione guidata a disposizione dell'utente e quindi di evitare il meno possibile il rischio di errori, di disattenzioni e poi diciamo di andare a gestire una pratica lato vostro che contiene diverse imprecisioni. Quindi clicchiamo su aprire l'attività. Vedete in automatico è andato via il flag su cessare l'attività e andiamo su conferma. Siamo nella scelta degli interventi eventuali. Questo menu che si va, diciamo, è sempre dinamico, nel senso che cambia in base alla scelta del settore dell'intervento e alla scelta delle operazioni che sono state appunto selezionate dall'utente nei due step precedenti. Quindi in questo caso la possibilità in maniera facoltativa di inserire queste ulteriori operazioni, ad esempio presenta contestualmente la richiesta di autorizzazione per l'esercizio del commercio di oggetto prezioso, così come altre informazioni. Andiamo su conferma, non inseriamo nulla. E qui arriviamo alla scelta del destinatario. Allora, scelta del destinatario, qui c'è la doppia opzione, la possibilità di inviare questo procedimento esclusivamente al SWAP, chiaramente al SWAP selezionato, oppure di fare un invio contestuale, quindi di inviare questa pratica non solo al SWAP, ma anche alla Camera di Commercio. Qui l'utente potrebbe ritrovarsi in tre scenari differenti. Lo scenario che vedete in questo momento, dove l'utente ha la facoltà di fare o la contestualità, quindi fare un unico, diciamo, gestire un unico flusso per l'invio a entrambi i target di riferimento. Parliamo della Camera di Commercio, parliamo del SWAP. Oppure, diciamo, scegliere l'invio esclusivamente al SWAP, quindi scelta facoltativa. L'altro scenario è esclusivamente la scelta del swap, quindi only swap, oppure la possibilità,
solo di comunica. Mi spiego meglio. Ci sono degli ambiti, attività regolamentate, poi su questo chiedo conferma ai colleghi che sono collegati. Sicuramente sono, se non ricordo male, cinque ambiti che riguardano le attività regolamentate a contestualità obbligatoria. Cosa mi viene in mente, ad esempio, pulizie, pacchinaggio, e altre. Quindi, in questo caso, la contestualità è obbligatoria, quindi la pratica viene trasmessa SUOP Mondo Camera di Commercio. Chiaramente la contestualità riguarda esclusivamente i procedimenti automatizzati. Quindi, contestualità obbligatoria, l'unico destinatario che vedrò nella schermata è Comunica. Quindi contestualità obbligatoria, cinque ambiti di intervento. La situazione come adesso, dove è l'utente a scegliere se fare la comunica o meno, oppure invece di trasmettere solo al SUOP, oppure solo il SUOP. Ad esempio, nei regimi ordinari sicuramente non è prevista la contestualità. Quindi si clicca su conferma. E qui arriviamo alle scelte eventuali, dove c'è un'opzione importantissima. Allora, sapete che la pratica può essere presentata direttamente dall'impresa richiedente oppure da altro soggetto munito di procura speciale. In questo caso sarà possibile selezionare l'ultima voce che vedete all'interno delle scelte eventuali, ovvero il presentatore della domanda. È un professionista oppure altro soggetto munito di procura speciale. Lo selezioniamo così vediamo anche il modulo di procura che si va a predisporre. Cosa significa? Significa che nel momento in cui l'utente seleziona quest'ultima opzione, il sistema fa due cose. Nello step relativo agli allegati, andrà a predisporre il modulo della procura. Che andrà sottoscritto digitalmente dal procuratore, quindi da quel soggetto che interviene in qualità di intermediario, di professionista e così via, ma andrà a chiedere tra gli allegati obbligatori anche il documento di riconoscimento del soggetto che invece conferisce la procura. Questo è importante, quindi si dice al sistema: sistema, io sto facendo sto predisponendo la pratica in qualità di procuratore, quindi di altro soggetto per conto dell'impresa richiedente, e il sistema andrà a predisporre il modulo di procura e andrà a richiedere anche il documento di riconoscimento. Lo vedremo dopo. Quindi si seleziona quest'ultimo intervento, si clicca su conferma e qui entriamo nella compilazione vera e propria della pratica. Allora, qui saranno visibili tutti gli interventi, gli endoprocedimenti che sono stati selezionati. Quindi, nel mio caso specifico, in base alle scelte che ho effettuato in precedenza, vedrò sicuramente la scia per l'esercizio di vicinato, dove in questo caso ho di nuovo l'adempimento attivato, l'amministrazione competente, quindi in base alle scelte che vengono effettuate, sostanzialmente il sistema a individuare quelli che sono gli enti interessati, gli enti competenti nell'istruttoria di merito. Quindi vedrò l'amministrazione competente e la normativa di riferimento. Tra l'altro, per alcune normative è possibile andare a scaricarla direttamente sul computer. L'altro endoprocedimento che è stato selezionato è sicuramente la scia sanitaria. Quindi in questo caso ritorna sempre l'adempimento attivato e l'amministrazione competente con la normativa di riferimento. Entriamo quindi nel vivo della compilazione. Allora, scheda anagrafica. Chi è il soggetto richiedente l'intervento? Allora, qui ci sono due opzioni. Abbiamo l'impresa, che può essere già iscritta in Camera di Commercio, non ancora iscritta, oppure non necessita di iscrizione al registro imprese della Camera, oppure un privato, una persona. Nel mio caso selezionerò iscritta alla Camera di Commercio e qui c'è una funzione molto importante, ovvero la possibilità di recuperare dall'archivio registro imprese quelli che sono i dati relativi all'impresa. Questo perché è una funzione importante? Perché sicuramente è una semplificazione. Allora vado a inserire questo. Clicco su Recupera dati. Adesso qui si aprirà una schermata
dove mi dirà, diciamo, di confermare l'acquisizione legittima dei dati dall'archivio ufficiale del registro imprese. Clicco su conferma. Perché è una funzione importante? Allora, sicuramente perché va a semplificare, semplifica proprio la compilazione della pratica. Ma se ci pensate, evita anche degli errori che magari possono essere fatti da una compilazione manuale, errori di distrazione, proprio nell'inserimento invece di informazioni importanti. Quindi funzione di semplificazione, ma anche di proprio in vista, proprio per evitare errori che possono essere commessi. E diciamo una semplificazione chiaramente di conseguenza anche per voi che andrete a gestire la pratica all'interno della scrivania. Vedete tutti i dati obbligatori. Quali sono i dati obbligatori? Sono quei dati caratterizzati dove quel campo è caratterizzato da questo quadratino di colore rosso. Quindi, come vedete, tutti quei campi obbligatori sono stati valorizzati correttamente. Quindi informazioni relative al soggetto, alla persona giuridica richiedente l'intervento, la Camera di Commercio territorialmente competente, il numero del repertorio economico-amministrativo nell'ambito del registro delle imprese, la data di costituzione e altre informazioni, dati del dichiarante, quindi tutta quella che è l'anagrafica, informazioni relative alla residenza, parliamo poi dell'indirizzo, dati relativi appunto alla persona giuridica e così via. Quindi come vedete sono tante informazioni che vengono acquisite automaticamente dai dati ufficiali. Per andare avanti sarà necessario cliccare su Salva. Perché? Perché chiaramente, sempre nell'ottica dell'utente che è guidato nella compilazione, l'utente si rende conto di aver caricato, diciamo, compilato correttamente questa sezione perché, come vedete, tornando su, vedrà nel titolo del box di riferimento, che è la scheda anagrafica, questa spunta verde. Quindi ha compilato tutto correttamente, si può andare avanti. Andiamo avanti con la qualifica e i dati del procuratore. Chiaramente questa sezione è visibile perché vi ricordate nelle scelte eventuali ho selezionato l'ultima opzione. Sono un soggetto munito di procura speciale. Si individua quella che è la qualifica di riferimento in base alle opzioni che sono disponibili nel menu a tendina, sono un consulente, un notaio, un professionista incaricato e così via. Si vanno a valorizzare le informazioni anagrafiche e la residenza e si clicca su Salva. Torno un attimo su, vedete la spunta verde che indica all'utente hai fatto tutto correttamente. Oggetto della pratica, quindi si va a dare una spiegazione parlante di quello che è l'intervento che si sta selezionando, qui c'è anche l'indicazione del numero di caratteri consentiti. Si clicca su Salva, spunta Chiedo scusa, verde. Sara. Sì, Antonio. Allora, Sara aveva messo all'inizio di descrizione pratica che quella era visibile al suo. In realtà non è corretto, giustamente come ci ricorda un collega di un altro suo, per quella è una soluzione che serve allo studio a individuare tra le decine di pratiche, magari intestate a tizio, quella che gli interessa, mentre l'oggetto della pratica, questo è il punto cruciale, è l'unico punto, tra virgolette, a descrizione libera da parte dell'utente ed è quello che dovrebbe aiutare voi a vedere la coerenza tra la pratica presentata e quanto poi lui dichiara di voler fare. Esatto Antonio, Passo. grazie mille. Sì, anche perché appunto, come vedremo nel dettaglio della pratica, e sono proprio le prime informazioni che sono visibili entrando proprio nel dettaglio, c'è l'oggetto. E come dicevi tu Antonio, questo appunto lo ribadiamo, è un concetto importante, serve appunto a individuare, a capire, ma in base a quello che l'utente ha descritto, mi ritorna questa descrizione con le scelte effettivamente effettuate? Quindi questo assolutamente Antonio lo precisiamo, è importante, vi aiuta anche appunto a capire l'intenzione dell'utente che ha presentato la pratica. Ti ringrazio. Quindi, oggetto della pratica, spunta verde, domicilio elettronico. Allora, come vi dicevo all'inizio, il domicilio elettronico è uno strumento
diciamo, essenziale che deve avere a disposizione chi va a compilare la pratica, appunto, meglio, è quello strumento necessario per le comunicazioni. Attenzione, effettivamente poi la comunicazione avviene con un altro strumento, ma questo è l'indirizzo dove verrà la comunicazione tra, diciamo, relativa alla pratica, al procedimento che è stato appunto presentato. Qui ci sono una serie di indicazioni, indicare domicilio elettronico, quindi inserire un indirizzo PEC. Assolutamente. E qui anche attenzione, si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella PEC, non si avrà la certezza del buon esito delle comunicazioni appunto relative a quella che è l'istanza, la pratica presentata. Quindi anche questo è sicuramente un campo obbligatorio. Non è un controllo bloccante, nel senso che se l'utente per sbaglio va ad inserire un indirizzo errato, un indirizzo che non è conforme appunto alla PEC, purtroppo, diciamo, sicuramente lo sa perché, diciamo, c'è un warning che viene fuori, ma questo non è un controllo bloccante. Cosa significa? Che comunque può andare avanti nella compilazione. Ma all'interno della scrivania, se c'è appunto una problematica relativa all'indirizzo PEC, ne viene data evidenza, tra l'altro rappresenta il fallimento dell'invio del messaggio PEC, uno degli avvisi di sistema presenti all'interno della scrivania, e tra l'altro c'è un apposito evento, è gestibile perché c'è anche la possibilità, una volta risolto il problema, di fare un rinvio del messaggio all'interno proprio dell'avviso di sistema, ma anche c'è un evento che consente di modificare questo valore, questo indirizzo. Allora vado ad inserirlo, spunta e clicco su salva. Vedete? Questo è l'alert che viene presentato all'utente, ma io comunque potrei andare avanti, posso andare avanti, spunta verde, nella compilazione dei campi successivi. Dichiarazione, parliamo del DPR 445 del 2000 in materia di documentazione amministrativa. Quindi è importante, qui l'utente deve prendere consapevolezza che deve rilasciare informazioni veritiere. Eccole qua, ai sensi appunto degli articoli di riferimento che sono riportati. Quindi qui è necessario inserire la spunta, chiamo su salva. Informativa privacy ai sensi del GDPR, quindi in particolare l'articolo 13 del regolamento sulla privacy. Quindi anche qui sarà necessario inserire la spunta, cliccare su salva e poi entriamo in quelle che sono le informazioni relative all'ubicazione dell'attività. Allora, qui vedete, voglio soffermarmi su questo. Non c'è possibilità alcuna di andare a modificare questa informazione. Quindi il comune che è stato selezionato, che è stato ovviamente il suo, che è stato selezionato all'inizio della compilazione. Questo evita chiaramente la possibilità di un errore, di una modifica magari di un'altra tipologia di comune rispetto a quella selezionata a monte. Quindi questo c'è proprio un blocco e consente appunto di evitare un errore di questo tipo. Quindi già inserito il comune di riferimento, con nessuna possibilità di modifica. La provincia di riferimento, si va ad inserire il CAP. Adesso, come vedete, sto inserendo informazioni veramente casuali. Si va a valorizzare l'indirizzo e qui vedete che c'è questa ulteriore agevolazione. Nel momento in cui viene caricato quello che è il viario all'interno della scrivania, c'è la possibilità di aiutare l'utente nel suggerire all'utente quella che è, diciamo, l'indirizzo corretto, l'indirizzo presente, effettivamente presente all'interno del comune che è stato selezionato. Allora, questo può essere un suggerimento oppure anche un suggerimento bloccante. In che senso? È una configurazione che viene data sempre all'interno della scrivania. Se l'utente inserisce un indirizzo non corretto, potrebbe non riuscire ad andare avanti. Quindi questo, diciamo, è un'impostazione
che viene data all'interno della componente di back office a disposizione di chi è configurato in scrivania come responsabile. Quindi vado ad inserire l'indirizzo di riferimento, il numero civico e clicco su salva. Come vedete, sto inserendo quelle che sono le informazioni obbligatorie. Dati catastali, possibilità di inserire appunto quelle che sono le informazioni di riferimento, catasto terreni o l'altra tipologia, quindi in questo caso io per comodità vado qui e clicco su salva. Dati sull'esercizio di vicinato, quindi qui si va a valorizzare quelle che sono le informazioni relative all'intervento che è stato selezionato. Allora, io direi, siccome volevo mostrarvi, allora qui chiaramente è relativo, sono appunto sezioni relative all'intervento, quindi specifiche dell'intervento, quindi parliamo di informazioni relative a eventualmente se ci sono forme speciali di vendita, le dichiarazioni sul possesso di requisiti di onorabilità e professionali, altre dichiarazioni, ma volevo arrivare a mostrarvi l'ultima parte che riguarda diciamo gli allegati, quali sono gli allegati obbligatori e come devono essere firmati digitalmente e poi inseriti all'interno del sistema. Quindi vado su un ambiente di collaudo per mostrarvi quest'ultima parte. Quindi vado sempre su Compilo una pratica, così faccio l'accesso al collaudo e adesso vi mostro che vado appunto a recuperare una pratica tra le mie bozze. Ad esempio, ne prendo questa. Questo è per mostrarvi appunto le battute finali prima dell'inoltro della pratica diciamo, al swap che è stato selezionato. Vedete, tutti gli step precedenti sono stati compilati correttamente, tant'è vero che risultano valorizzati in grassetto nero, e stiamo adesso alla firma dei documenti. Allora, qui l'utente ha una serie di indicazioni, quindi una serie di indicazioni relative appunto a quelle che è la corretta gestione degli allegati. In particolare, come vedete, sono qui già sull'MDA della pratica. Ma in realtà, torniamo un po' avanti. Vediamo appunto quali sono gli altri documenti che sono a disposizione. Prima di vederli, allora qui c'è l'anteprima di quello che l'utente ha compilato fino a quel momento all'interno del front office. Come vedete, questa è l'anteprima del modello che andrà sottoscritto con tutti i dati che sono stati valorizzati. Quindi la possibilità di rendersi conto quella che è stata la compilazione effettuata fino a questo punto, fino al punto chiaramente dove si è fermato. Qui andiamo avanti. Ecco qua, volevo arrivare proprio a questa schermata prima dell'MDA. Allora, l'utente vedrà quelli che sono documenti liberi e documenti obbligatori. I documenti obbligatori, come sempre, sono caratterizzati da questo appunto il quadratino rosso in base all'intervento che è stato selezionato, chiaramente. Quindi nel mio caso specifico, la ricevuta di pagamento della tariffa sanitaria forfettaria, si tratta sempre di una diciamo l'apertura di un negozio alimentare, quindi dove sicuramente c'è appunto da versare la tariffa sanitaria forfettaria, che rappresenta un documento obbligatorio. Parliamo della procura speciale, che è un documento obbligatorio, e qui ci soffermiamo un attimo. Quando l'utente quindi inserisce nelle scelte, negli interventi, quindi se parliamo delle scelte eventuali all'interno dello stepper di compilazione, che appunto si tratta, diciamo, si sta presentando la pratica in qualità di professionista munito di procura speciale, il sistema va a predisporre la procura. La procura che è fatta in questo modo. La vediamo perché? Perché all'interno proprio di questo documento, diciamo, il controllo della visura rappresenta uno degli ultimi, diciamo, di quei controlli che vengono effettuati.
quindi dei controlli che vengono effettuati da parte vostra all'interno della scrivania. Aspettate che provo a riscaricarla. Quindi la scarichiamo. E proviamo a aprirla da qui. Devo spostare zoom, altrimenti non riesco. Eccolo qua. Allora, quindi qui cosa è inserito? Si fa riferimento al swap che è stato selezionato, chiaramente, ma qui troviamo un'informazione importante. C'è l'identificativo della pratica. E poi le informazioni relative al soggetto munito di procura speciale, con il nome e cognome, il codice fiscale, la qualifica, quindi la selezione che è stata effettuata all'interno del menu a tendina relativo appunto al box, faceva riferimento al professionista, quindi al soggetto munito di procura speciale, e poi vediamo qui la firma autografa del soggetto che invece ha conferito, chiaramente non è inserita. Del soggetto che invece ha conferito la procura. Perché ve la mostro? Perché vengono effettuati una serie di controlli. Allora, innanzitutto il procuratore, quindi quella persona che deve firmare la procura, la deve firmare in maniera digitale. Quindi questo documento va sottoscritto dal professionista in maniera digitale tramite un certificato di sottoscrizione digitale, mentre invece il soggetto che ha conferito la procura ha la facoltà di firmarla in maniera autografa, come abbiamo visto prima, oppure in alternativa in maniera digitale. Nel momento in cui questo documento viene firmato e viene inserito all'interno del sistema, come vedete io l'ho già fatto, posso eventualmente rimuoverlo e allegarlo nuovamente. Nel momento in cui viene sottoscritto, il sistema effettua, quindi caricato all'interno della piattaforma. La piattaforma esegue una serie di controlli. Verifica che la persona che ha firmato sia la persona effettivamente titolata a farlo. Quindi verifica che la firma sia del soggetto con procura speciale, del professionista. Questo perché fa, diciamo, un incrocio di dati tra i dati che sono stati inseriti nell'anagrafica relativa al procuratore con quelli, diciamo, con il proprietario del certificato di firma digitale presente all'interno della procura stessa. Quindi, nel momento in cui si va invece a caricare, ad esempio, io sono il procuratore, però magari firma il mio collega Giovanni la procura, lo vado ad inserire questo documento all'interno del sistema, il sistema mi dirà che non è possibile appunto fare questo inserimento. Quindi c'è un controllo che viene effettuato proprio sulla firma digitale. Attenzione, questo controllo non fa riferimento ai contenuti che ci sono all'interno della procura. Motivo per il quale, come vi accennavo prima, ci sarà da effettuare un importante controllo da parte vostra in back office, nella scrivania, ad esempio su quello che è il codice della pratica. Perché, ad esempio, se sono un procuratore che fa tantissime pratiche, magari potrei utilizzare la procura di una pratica precedente. Per disattenzione, ad esempio. In questo caso va effettuato il controllo che quella procura inserita sia effettivamente relativa a quella tipologia di pratica con quello specifico identificativo. Quindi, una volta compilata correttamente, si scarica, viene firmata digitalmente dal procuratore, viene allegata, c'è il controllo sulla firma. Tutti i formati consentiti degli allegati che vengono inseriti. Beh, diciamo, ne viene data informazione all'utente. Vedete, tutti i formati consentiti sono qui. Chiaramente il formato pdf.p7m indica un file firmato digitalmente tramite firma CADES. Altri formati invece sono chiaramente esplicitati. Fotocopia di un documento d'identità del soggetto che conferisce la procura speciale. Come vi ho detto all'inizio, nel momento in cui chi sta, diciamo, la pratica viene presentata non direttamente dall'impresa richiedente, ma dal professionista, munito di procura speciale, tra i documenti obbligatori configura anche la fotocopia, il documento di riconoscimento del soggetto che invece va a conferire la procura. Quindi questo rientra dai documenti obbligatori.
Questo documento non richiede la firma digitale, quindi tant'è vero che nei formati consentiti vediamo a PDF. Altri allegati potrebbero essere allegati liberi. Se ad esempio consiglio, questa diciamo è una funzionalità sempre a disposizione dell'utente, se ad esempio si ha il documento di riconoscimento su due file separati, dove un file riporta quella che è la scansione del fronte e poi se ha un altro file con la scansione del retro, c'è la possibilità di cliccare sul simbolo più per inserire l'altro allegato. Quindi questa è una funzionalità sempre appunto a disposizione nella compilazione. Una volta compilato correttamente questa sezione, si clicca appunto su Prosegui e arriviamo al modello, all'MDA, che riporta l'identificativo della pratica. Questo sarà appunto necessario scaricarlo e firmarlo digitalmente. Quindi lo scarichiamo e lo tra diciamo io nel mio caso ho già aperto il mio software di firma. Sposto qui, quindi riapro questo, quindi lo trascino nel mio software di firma e lo vado a firmare digitalmente. Lo recuperiamo da qui. Eccolo qua. Firma. Verranno in automatico caricati sul software di firma dell'utente quelli che sono i certificati di sottoscrizione presente all'interno del dispositivo e lo si va a firmare. Lo firmerò chiaramente nella modalità CADES, quindi nel formato .p7m, che andrò poi a caricare all'interno del sistema. Quindi si inserisce l'utente, inserisce il PIN di riferimento, si va a selezionare la modalità CADES e lo vado a sottoscrivere. Anche qui un'importante precisazione. Durante la firma dell'MDA è importante per l'utente non andare a fare alcuna modifica sul file che è stato sottoscritto. Ad esempio, sul nome del file. Il nome del file deve restare tale, cioè uguale a quello originale, a quello scaricato. Questo, altrimenti il sistema all'interno appunto del portale di front office avrebbe appunto dei problemi proprio nel riconoscere il file originale. Quindi vado, vedete, sto utilizzando in questo momento la funzione di drag and drop, quindi l'utente può prendere il file e trascinarlo all'interno della sezione di riferimento. Clicco su salvo e ho di fatto firmato l'MDA. L'ultimo passaggio è la firma del documento di riepilogo, che va a riportare quelli che sono i dati principali dell'intervento che è stato selezionato con tutti gli allegati. Non ci sono gli allegati, c'è proprio l'elenco degli allegati che sono stati inseriti. Quindi anche qui il passaggio è la sottoscrizione digitale, quindi si va a firmare e poi appunto lo si va ad allegare una volta firmato all'interno del sistema. Lo facciamo proprio perché voglio riportarvi poi nell'ultimo passaggio che riguarda invece l'invio. Quindi firmo. Allora, chiedo nel frattempo ai colleghi se ci sono delle domande, insomma, che possiamo approfittare del mio tempo della firma per rispondere alle domande che sono arrivate. Nel frattempo. Sì, Sara, ci sono un paio di domande appena fatte con riguardo Ok. sempre alla parte della procura degli allegati obbligatori, se riesci a vedere soprattutto la seconda e la terza in Ok, domande e risposte. perfetto, grazie Andrea. Vedo subito, finisco soltanto questa procedura di sottoscrizione, così mi porto avanti poi nell'invio della pratica. Ecco qua, quindi vado nei download. Quindi inserisco il mio documento di riepilogo e clicco su salva. Spunta verde, vado avanti e qui arriviamo all'ultimo passaggio
della presentazione della pratica, quindi l'invio della pratica al SUAP che è stato selezionato. Necessario chiaramente cliccare su Inoltra. Allora, l'ho terminata così poi ci possiamo lavorare all'interno della scrivania. Allora, vediamo un attimo le domande. Quindi la procura speciale deve essere firmata olograficamente dal soggetto che conferisce la procura prima di essere caricata e firmata digitalmente dal procuratore. Allora, sì, nel senso che il soggetto che conferisce la procura dovrà firmarla, avrà facoltà di firmarla in maniera autografa. Quindi magari sì, conviene prima firmarla in maniera autografa, dopodiché, diciamo, il procuratore riprende in mano il documento di procura e va a sottoscriverla. Chiaramente va a sottoscrivere il documento informatico attraverso inserendo la firma digitale. Diciamo che mentre appunto il soggetto che conferisce la procura potrà firmarla in maniera autografa, ha la facoltà di firmarla in maniera autografa, questo non è consentito per il procuratore, quindi il professionista, che invece dovrà firmarla necessariamente in digitale. Allora, vedo un'altra domanda. Allora, per quanto riguarda gli allegati obbligatori, dal punto di vista dell'ente ricevente, spesso accade che ci si ritrovi che il procuratore, al fine di bypassare il sistema, carichi allegati doppi, tripli, quadrupi, perché magari già inseriti cumulativamente in un'altra voce, con l'onere per il ricevente di controllare che siano effettivamente identici. Pensavo, non potrebbe essere utile per evitare questo, che il procuratore in ogni singolo allegato possa bypassare dichiarando di averlo già allegato al punto. Ci portiamo avanti, diciamo, a casa questa indicazione, ma appunto abbiamo visto quali sono le sezioni e come avviene la presenza e la gestione del singolo allegato che viene richiesto. Sara, Allora, c'è un'altra sì, la vedo, domanda sì. nella chat, no, nella Ah, chat però, nella infatti chat. prego Melania Gorrasi, come abbiamo detto in partenza del webinar, di formulare le domande nella sezione domande e risposte, non nella chat, perché rischiamo di non avere l'ordine anche nelle domande e delle risposte. Non so se riesci a leggerla, se no te la leggo io. Sì, la sto leggendo. Ok. Allora, i diritti civili avranno come beneficiario, mancano spesso e in alcuni casi non viene indicata una PEC per poter provvedere al pagamento. Allora, la rileggiamo ad alta voce. Quindi, una difficoltà che le aziende sanitarie riscontrano è che molto spesso nella pratica mancano gli oneri relativamente ai diritti di segreteria. Faccio riferimento all'allegato 2, sezione 8 del decreto legislativo 32 del 2021. Si tratta della tariffa sanitaria forfettaria per la registrazione e per l'aggiornamento, ovvero gli oneri da pagare per un'attività, un subentro, un cambio di legale rappresentante e così via. I diritti di segreteria che avranno come beneficiario l'azienda sanitaria mancano spesso e in alcuni casi non viene indicata una PEC per poter provvedere al pagamento. La Proloco, ad esempio, non sono mai fornite di PEC e per legge ogni operatore settore alimentare è obbligato ad averne una. Non so, Andrea, questa come, diciamo, avendo voi chiaramente l'ambito, diciamo, organizzativo e amministrativo, se abbiamo dei consigli da poter fornire. Chiedo a voi che magari su questo aspetto avete avuto altre situazioni di questo tipo, se le avete gestite. No, sinceramente io su questa parte dei diritti segreteria agli enti terzi non ho esperienze. Non so se i colleghi possono supportare su questo. Io ho Allora, avuto io posso. qualche caso di proloco che avevano problemi a inviare la pratica, ma normalmente la soluzione pratica è rivolgersi a un commercialista. Di solito dentro questo proloco c'è sempre qualche professionista o un avvocato o un commercialista che può fare da delegato e inviare la pratica. Quindi si dovrebbe risolvere così. Sul discorso dei diritti di segreteria, sono stati impostati in questa modalità in base a una commissione nazionale proprio fatto al Ministero e sono fatte all'interno, come vedete, c'è l'obbligo di allegare i diritti proprio per quelle
che sono le registrazioni sanitarie. Quindi il percorso poi ho visto che è stato un po' modificato a seconda, in questo senso cosa vuol dire? Vuol dire che dovrebbero essere inserite. Se non sono inserite vuol dire che è stato inserito qualche documento farlocco. Lì bisogna anche poi che ogni ASL si organizzi nelle modalità di far fare i pagamenti in una maniera corretta. Per esempio l'ASL di Padova, nel mettere il tariffario all'interno, ha messo anche un link che rimanda a MyPay, il sistema di pagamento utilizzato a livello veneto per le ASL, e quindi lì bisogna un attimo che ci sia un dialogo tra ASL e sistema, diciamo, di chi gestisce il sistema, perché il percorso è stato definito a livello proprio di linee guida nazionali stabilite proprio da una commissione nazionale. Ecco. Poi su quanto ha detto Sara, volevo aggiungere due cose. Prima cosa, avete visto che il professionista, comunque colui che invia la pratica, ha un riepilogo di ciò che manda via. Quindi non può dire che non sa cosa ha mandato via, e quindi se manca un qualcosa, ok, attenzione, dovreste averlo controllato in una maniera corretta. Seconda cosa, noi parliamo di professionista. Attenzione, non è necessariamente un professionista, a meno che di casi particolarissimi che possono essere AUA o quant'altro. In genere è un soggetto che è procuratore in base alla 445 del 2000, così come in carta vi portavano il fascicolo in carta e colui che veniva autorizzato doveva dimostrare di essere autorizzato, in questo caso è la stessa cosa. L'essenza della codice pratica è per questo motivo. Primo, perché lui, se voi andate a vedere, dice: io sono responsabile per i dati che ho ricevuto dall'utente, non su quello che c'è scritto dentro quei dati. Cioè, se lui dice di avere una cosa e poi non ce l'ha, è lui che si prende la responsabilità. Ma io questa responsabilità posso scaricarla solo se ho la procura corretta. Così come voi potete avere la certezza che lui è autorizzato dall'utente solo se avete una procura che corrisponde a quella pratica, cioè nel senso che altrimenti l'utente, cioè il titolare della richiesta, potrebbe dire: voi avete accettato qualcosa da qualcuno che non era autorizzato. Terza cosa, voi avete visto che sarà scelto come attività un vicinato alimentare. Il vicinato alimentare in quel caso ha prodotto e ha provocato la creazione anche delle dichiarazioni che vanno all'ASL. Cioè le scelte che vanno fatte hanno delle implicazioni, quindi è un albero che, come lei vi ha detto, ci sono delle scelte che il soggetto fa, appunto, come avete visto, in maniera eventuale, scelta del procuratore, scelta del preziosi, eccetera eccetera. Altri invece scattano automaticamente. Quindi a molte volte, quando manca un qualcosa, è necessario per l'utente riandare a rifare il percorso e vedere se qualcosa si è saltato. Ultima cosa, avete visto che tornando indietro, cioè ci sono il sistema via via diventa nero e diventa rosso quello che non è completato. A volte succede che il soggetto va negli allegati e carica, pur avendo la compilazione non completa, perché il soggetto potrebbe non compilare tutto assieme perché gli mancano dei dati. Cosa accade? Poi va a inviare e dice: ah, ma io pratico tutto a punta. Ve lo dico perché sono quesiti che in questo periodo ultimamente ci arrivano spesso. Attenzione, guarda se la voce compilazione è rossa o nera. Se è rossa vuol dire che hai lasciato indietro qualcosa, quindi devi andare a rivedere ogni quadrato se ogni quadrato ha il V verde. Questo perché succederà che prima cosa lo chiedono a voi, poi passeranno a noi, poi forse decideranno di passare all'assistenza, quindi anticipiamo già un po' la risposta. Ecco, stop, mi fermo. Grazie, grazie Antonio per queste preziosi, insomma, precisazioni. Allora, ho visto una domanda in domande e risposte che chiedono appunto della scansione di una firma autografa.
alla domanda nello specifico è se la firma del soggetto che conferisce la procura è una scansione della firma autografa, come ci si comporta? Inevitabilmente, nel senso che siccome appunto c'è la situazione in cui, nella maggior parte dei casi, dove appunto il soggetto che conferisce la procura firma in maniera autografa e invece abbiamo detto il soggetto, il procuratore, firma necessariamente con la firma digitale, inevitabilmente bisogna a livello proprio tecnico prima fare la firma autografa, fare la scansione di quel modello e poi andarlo a sottoscrivere, che sarà sicuramente il PDF, e poi andarlo a sottoscrivere digitalmente. Dal punto di vista di quelle che sono le regole sulla sottoscrizione informatica di un documento informatico, un documento elettronico, parliamo delle norme che sono contenute nel codice dell'amministrazione digitale, il decreto legislativo numero 82 del 2005, possiamo, diciamo, accettare questa tipologia di documenti, quindi questa struttura e la doppia presenza di firma autografa e firma digitale del procuratore. Allora, se siete d'accordo, vi avevo assicurato una pausa considerando appunto le 3 ore di formazione. Possiamo farla adesso, che appunto ci permette poi di dividere la prima parte dove abbiamo visto il front office con invece la seconda parte relativa alla scrivania. Quindi se siete d'accordo potremmo fare una pausa di 10 minuti. Quindi ci rivediamo tra un po'. A tra poco. D'accordo. A tra poco. A dopo.
Eccoci ritornati. Ci sono due domande interessanti. Una dice: la procura viene firmata digitalmente dall'impresa anche che dal procuratore può andare bene lo stesso. Non è corretta la domanda, nel senso che se la pratica viene presentata dall'impresa, è l'impresa che firma e non serve la procura. Altrimenti la procura va firmata da colui, legale rappresentante dell'impresa, il titolare, eccetera, può essere firmata a mano. Perché questo? Perché quando si è partiti, molte imprese non avevano la firma digitale e quindi questo è andato a risolvere questa problematica. Può firmare anche digitalmente, questo sì, però poi non mi ricordo se venga comunque richiesto il documento di identità. E ovviamente dovrà esserci anche la firma del titolare, diciamo, del procuratore, diciamo. Per quanto concerne il discorso AUA, che devono essere trasmesse dal tecnico incaricato e vengono emesse dal rappresentante della ditta, anche lì sono scelte. Per quanto concerne il tecnico incaricato, lì bisogna vedere con chi segue l'AUA, la provincia. Perché poi anche lì non c'è, ci sono delle linee operative diverse. Se non erro, ci sono, e io me ne intendo fino a un certo punto, ci sono delle norme che richiedono da parte appunto di chi gestisce l'aula l'individuazione di un tecnico che sia professionista, che risponde a, come si dice, perché proprio c'è una norma che lo precisa. Che ci sia un tecnico che fa da interlocutore ufficiale per conto dell'impresa. Sul fatto delle pratiche edilizie, perché c'è un contenuto tecnico, signori miei, dobbiamo porci un problema. Cioè, cos'è la legge che ti prevede? La legge prevede che ogni cittadino si prende la responsabilità, ogni imprenditore, di dichiarare quelle cose. Si sente in grado di farlo, lo fa, non si sente, chiede l'ausilio di un professionista. Noi possiamo avere idee diverse, ma se questa è la norma, noi quello che dobbiamo fare è adeguarci, punto. Quindi, ricordiamoci che il sistema informatico, con le scelte così come sono predisposte, sono state predisposte su quanto stabilisce la norma. Non è una scelta nostra di opportunità, di valutazione che va bene una cosa, va bene un'altra. Ecco. Quindi, ecco, il collega di Venezia dice appunto che il documento d'identità viene richiesto sempre indipendentemente dalla firma digitale sul futuro, perché non vi è distinzione del sistema dell'allegato. Ecco. L'asseverazione, ma l'asseverazione potrebbe essere invece firmata a parte. Chiaramente, però poi è chiaro che ci sono tutte queste problematiche che adesso vedremo, ma poi pian pianino si vedranno anche nelle valutazioni, sia nella parte della scrivania, poi anche in altri corsi di formazione che faremo chiaramente. E invito i colleghi che mettano le informative all'interno delle richieste, tutto all'interno del question answer e non attraverso del coso, è diverso, non dalla. Nella chat, ecco, perché poi diventa difficile recuperare tutto. Esatto, grazie, grazie Antonio, grazie. Allora, direi che possiamo andare avanti con questa seconda parte dove entreremo nel vivo della vostra operatività, quindi parlando della parte di back office, quindi della componente scrivania. Allora, torno nuovamente a condividere le slide. Come vi ho anticipato all'inizio, le slide verranno pubblicate, sul sito di Unioncamere Veneto, quindi ce le avrete comunque sempre a disposizione e questo vale per tutti gli incontri di questo percorso e di questo percorso di formazione. Allora partiamo dall'inizio. Quindi la componente informatica di scrivania è quella componente che consente di ricevere le pratiche che chiaramente sono state trasmesse dagli utenti attraverso la componente di front office, consente di effettuare l'inoltro
della pratica agli enti interessati, agli enti terzi, agli enti competenti nell'istruttoria di merito, di gestirla e di consultare tutti i dettagli e chiaramente delle pratiche che sono pervenute. Quindi quelle che sono le principali funzionalità della componente scrivania è la ricezione della pratica e la relativa protocollazione, in automatico l'emissione della ricevuta che dà avvio al procedimento che viene recapitata al domicilio elettronico che è stato indicato in fase di compilazione, la comunicazione automatica delle pratiche e degli esiti al repertorio economico-amministrativo nei casi previsti e, diciamo, di conseguenza l'ottenimento di una visura sintetica, di una visura di lavoro che troverete all'interno del dettaglio della pratica. Gestire quelli che sono i rapporti con gli enti competenti, gestire le eventuali richieste di integrazione e altre appunto funzionalità, come sicuramente la gestione, la chiusura degli esiti, diciamo gli esiti delle pratiche. Quali sono le caratteristiche della scrivania? Allora, qui l'accesso avviene attraverso due principali modalità: attraverso uno strumento, da parte vostra, il possesso di uno strumento di identità digitale forte. Quindi sono gli stessi che abbiamo visto per l'utente. Quindi potete accedere alla scrivania utilizzando lo SPID di secondo livello, quindi inserendo nome utente e password più un secondo fattore di autenticazione. Parliamo di carta d'identità elettronica, carta nazionale dei servizi, oppure eventualmente abbiamo a disposizione gli altri due strumenti. L'altra modalità di accesso è attraverso un'autenticazione, diciamo, debole, inserimento attraverso l'inserimento di credenziali. Qui è una precisazione: nel momento in cui fate l'accesso con uno strumento di identità forte, è inutile tornare indietro, diciamo, con l'accesso alle credenziali. Quindi vi consigliamo di utilizzare sempre, nel momento in cui utilizzate uno SPID o un CNS, di continuare, diciamo, utilizzare questa modalità di accesso proprio per accedere alla scrivania. Come vedremo, tutte le novità relative alla piattaforma, magari se ci sono nuovi rilasci, nuove release, sono sempre poste in evidenza all'interno dell'home page della scrivania. Abbiamo detto che tutto è a garanzia, se tutto avviene correttamente, viene gestito all'interno della scrivania, abbiamo la conservazione a norma e la tracciabilità delle informazioni relative chiaramente alla pratica. È possibile abilitare altri operatori, abbiamo diversi menu, diciamo diversi menu di consultazioni delle pratiche. Chiaramente tutto questo che vi sto raccontando nella slide lo andremo a vedere all'interno poi della piattaforma, del portale di scrivania. Abbiamo la possibilità di visualizzare le pratiche per immobile, quindi un vero e proprio fascicolo dell'immobile, utile anche a ricostruire un po' la storia dell'immobile stesso. Gestione completa delle pratiche. Ricevuta di consegna automatica, l'abbiamo già detto, la possibilità di ottenere nei casi previsti la visura di lavoro, la visura camerale, integrazione con il fascicolo informatico d'impresa, il grande contenitore di cui vi parlavo prima, la possibilità di agire sulla pratica attraverso quelli che sono gli eventi. Ci sono oltre 35 eventi che avete a disposizione all'interno della scrivania. Eventi che poi rappresentano, nel momento in cui li andiamo ad utilizzare, anche uno stato di avanzamento della pratica stessa. Importante, l'inoltro agli enti competenti, diciamo il primo evento che viene utilizzato nella maggior parte dei casi, la gestione completa delle comunicazioni e delle integrazioni, la possibilità di gestire all'interno della scrivania la conferenza di servizi, l'invio dei provvedimenti finali. Chiaramente qui abbiamo una nuova funzionalità, nuova che in realtà, diciamo, non era presente fin dall'inizio, ma che è stata inserita negli ultimi anni, che è la gestione, la funzione della stampa unione. E poi ricerca e accesso agli atti. Come vi dicevo prima, l'accesso in scrivania avviene attraverso questi strumenti e anche qui ribadisco il concetto: perché questo? Perché è la normativa che lo prevede. Parliamo sempre del decreto semplificazione numero 76 del 2020. Quindi la doppia possibilità attraverso uno strumento di autenticazione forte, come avviene per gli utenti, ma lato vostro avete la possibilità anche di accedere attraverso username e password. Prima di vedere la scrivania, parliamo dei materiali a vostro supporto per, diciamo, conoscere al meglio questo strumento.
Avete a disposizione il supporto tecnico, e lo vedremo, il manuale operativo presente all'interno della scrivania e il corso e-learning. Ora ci concentriamo un po' su quello che troverete all'interno del corso e-learning per poi visualizzare e andare a vedere tutte le altre, gli altri strumenti di supporto. Allora, è una formazione sempre accessibile, quindi questa piattaforma e-learning, qui nella slide vi ho riportato il link diretto per accedere alla piattaforma. Per chi di voi non è iscritto, vi ho riportato anche il link di iscrizione. L'accesso avviene dopo appunto la modalità, dopo aver richiesto l'iscrizione, con delle credenziali. Parliamo dello username e di una password. Inizialmente avrete una password provvisoria che poi, all'atto del primo accesso in piattaforma, sarà necessario modificare. Quindi quella poi sarà la vostra password che, insieme allo username, vi consentirà di accedere alla piattaforma e-learning. Chiaramente è un percorso relativo a tutti voi operatori SUAP, anche rivolto chiaramente a chi è configurato all'interno della scrivania o come ruolo di responsabili. E qual è l'obiettivo? Quello di fornirvi le conoscenze generali e di base sull'utilizzo della componente scrivania. Troverete tre moduli, quindi il quadro generale, il quadro normativo generale in ambito SUAP, quelle che sono le funzioni base della scrivania e la gestione degli eventi. Corso gratuito, chiaramente, a fruizione illimitata. Cosa significa? Significa che potete accedere come e quando volete, quindi anche per rivedere diverse volte un contenuto di cui appunto al quale siete interessati. Allora, come vi dicevo, all'interno della piattaforma e-learning trovate tre unità didattiche. La prima unità didattica è il quadro generale, quindi che va a rafforzare quelle che sono le competenze anche normative in ambito SUAP. In particolare trovate quella che è la normativa che istituisce e norma il SUAP, quindi trovate il ruolo del SUAP, le prospettive anche europee di evoluzione e la tematica relativa ai pagamenti elettronici. E poi il tema che invece fa riferimento ai procedimenti amministrativi e ai diversi regimi. Questo modulo è caratterizzato da videopillole, quindi trovate principalmente una videopillola e poi un documento in PDF da scaricare di approfondimento. Il secondo modulo è relativo alle funzionalità generali della scrivania, quindi come avviene l'accesso, quali sono le principali configurazioni che è possibile inserire all'interno dell'applicativo, come effettuare la ricerca e la consultazione della pratica, e poi come lavorarla, come gestirla attraverso appunto le diverse funzionalità. L'ultimo modulo è invece relativo agli eventi. Parliamo di oltre 35 eventi che ci consentono, sono le modalità per agire sulla pratica, quindi vedrete cosa sono e cosa servono. Le istruzioni generali, che invece sono le funzionalità generali che sono comuni a tutti gli eventi, e poi le caratteristiche del singolo evento che andrete appunto ad esplorare. Alla fine, quindi al completamento delle tre unità didattiche, avete la possibilità di mettervi alla prova con un test di apprendimento. Quindi, dopo aver completato la visualizzazione dei tre contenuti multimediali, avete la possibilità di accedere al test, non subito, nel senso che bisogna, nel momento in cui completate tutti e tre i moduli, sarà necessario attendere una mail che vi conferma la possibilità di poter provare il test, quindi la disponibilità del test all'interno della piattaforma, mentre per chi di voi è già iscritto, probabilmente questa mail l'ha già ricevuta. Il test di apprendimento finale, come vedete, è composto da 15 domande totali, che vengono estratte casualmente da un paniere di domande che abbiamo costruito, e si supera rispondendo correttamente a 10 domande su 15. Chiaramente avete a disposizione un numero illimitato di tentativi. A fine test, nel momento in cui lo andrete a superare, avrete la possibilità di ottenere l'open badge operatore impreso in un giorno, che vi verrà recapitato sicuramente tramite mail nei primi giorni del mese successivo al completamento del corso. Quindi questo per dirvi che non solo avete a disposizione questa piattaforma e-learning, che per chi appunto di voi, e penso appunto la maggior parte, si approccia a queste tematiche
da poco, quindi non ha una conoscenza approfondita della componente di scrivania, ha la possibilità appunto di visionare in qualsiasi momento i contenuti presenti all'interno della piattaforma e-learning, ma non solo, anche la possibilità di fare il test e di ottenere l'open badge. L'open badge, oltre all'attestato, come vi dicevo all'inizio del webinar, l'attestato di partecipazione relativo invece ai webinar che andrete a seguire. Quindi sicuramente per chi di voi partecipa a questo incontro e parteciperà, speriamo, anche a quelli successivi, otterrà alla fine del percorso, l'intero percorso di formazione, quindi parliamo di fine novembre, l'attestato di partecipazione con i titoli dei webinar ai quali appunto ho partecipato e il tempo di permanenza all'interno della sessione. Quindi sia l'attestato sia l'open badge che invece andrete ad ottenere all'interno del percorso e-learning. L'open badge, tra l'altro, è riconosciuto a livello, diciamo, nazionale e internazionale proprio come uno strumento di certificazione che potete appunto sfruttare nel miglior modo possibile. Allora, ritorniamo un po' indietro. Quindi abbiamo parlato del percorso e-learning, ma vi dicevo che ci sono anche altri strumenti a disposizione a supporto dell'apprendimento. Allora, torniamo un attimo qui. Allora, come vedete, io sono nell'home page della scrivania. Nella parte in alto, quindi nella banda che vedete in azzurro nella parte di sinistra, trovate questo pulsante verde, supporto scrivania. Se ci cliccate su, allora l'accesso al supporto è accessibile sia direttamente appunto cliccando su questo tasto, oppure se andate in basso, trovate la sezione Help Center, dove come prima voce c'è il supporto. Quindi potete accedere sia da qui che dalla voce che trovate in basso a sinistra. Cliccandoci su, qui vedete quelle che sono le schede informative relative appunto alla vostra operatività. Anche qui, come per il supporto lato utenti, parliamo di un supporto tecnico, quindi non normativo, nell'utilizzo chiaramente della scrivania. Le schede informative, le FAQ sono organizzate in categorie, quindi vedete le FAQ, 19 FAQ relative alle procedure di accesso alla scrivania, alla firma digitale, alle funzioni della scrivania, qui ci sono 58 schede informative, indicazioni e riferimenti utili e poi una serie di tutorial. Nel blocco centrale, diciamo, questi 5 blocchi che trovate sono quelle che, diciamo, le domande che sono state poste in evidenza, quindi come posso contattare l'assistenza, quindi il contatto diretto e altre appunto indicazioni. E poi appunto se, ripeto prima, questo appunto l'abbiamo visto anche con il portale lato utente, non riesco a trovare la risoluzione ad un problema tecnico che potrei riscontrare all'interno della scrivania, non riesco appunto a ritrovare questa informazione nelle schede informative che sono presenti all'interno di questo portale, ho la possibilità, potete contattare direttamente l'assistenza. Come? Cliccate appunto sul tasto Contattaci e qui avete tre possibilità a vostra discrezione. Potete compilare un web form online cliccando su Scrivici. Qui va selezionato innanzitutto l'utilizzo del trattamento, autorizzazione al trattamento dei dati personali, chiaramente ai soli fini del supporto che state richiedendo. Si va a selezionare la tripletta, ovvero l'ambito di richiesta. Quindi si va a indicare ufficio SUAP, la tematica dove appunto state richiedendo l'assistenza, se è relativa, non riuscite, avete un problema nell'accesso con la vostra carta nazionale di servizi alla scrivania, potete sicuramente selezionare la voce accesso e registrazione. Avete un problema nella consultazione o nella gestione delle pratiche, questa seconda voce e così via. Fine dell'esempio qui, e poi l'ultima voce è quella invece specifica della categoria che avete selezionato. Dopo aver selezionato la tripletta, andrete a compilare questo web form. Le informazioni obbligatorie che è necessario appunto valorizzare ai fini dell'invio della comunicazione, della richiesta di assistenza, sono quelle caratterizzate e valorizzate dall'asterisco. Quindi inserite il vostro cognome, il nome, l'indirizzo mail, il numero di telefono, la provincia di riferimento, l'oggetto vedete già impostato e andate a indicare il vostro messaggio. Avete anche la facoltà di riportare delle immagini, dei PDF,
dei documenti sottoscritti digitalmente. Infatti qui vedete il modello, la voce P7M, che indica chiaramente la possibilità di poter inserire lato vostro un documento sottoscritto in modalità CADES, un'immagine, quindi PNG, un documento DOCX, quindi anche un documento Word, e altri formati. Codice fiscale, l'ID swap e altre informazioni che invece sono facoltative. Quindi questa è una modalità. La seconda modalità è quella di prenotare un appuntamento telefonico, quindi anche qui si va a valorizzare la tripletta e dopodiché si indica, adesso lo vedete, la data e l'ora dove appunto siamo disponibili per essere contattati. Gli slot disponibili sono quelli caratterizzati, vedete, dal quadratino di colore verde. L'altra possibilità, diciamo, il canale sicuramente immediato è il contatto diretto. Qui trovate il numero dell'assistenza, vedete 06 e così via, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30. Questo è uno strumento per voi molto utile, quindi in qualsiasi tipologia di problema tecnico riscontrato all'interno della scrivania, vi invito ad utilizzarlo. Quindi appunto consultate le FAQ, se non riuscite appunto a trovare l'informazione, vi invito a contattare nei tre canali che vi ho mostrato direttamente l'assistenza tecnica. L'altro, chiudo questa pagina. L'altro strumento a vostro supporto è il manuale operativo. Ah, se non ricordo male, il manuale operativo sono circa 134 pagine. Lo trovate qui. Quindi sempre nella voce Help Center, la facciamo così, prova ad ingrandire un po' la pagina, così vediamo tutti meglio. Allora, quindi nella voce Help Center, qui trovate, vedete, scarica il manuale. Lo apriamo un attimo. Così vediamo le informazioni che potreste trovare al suo interno. Chiaramente fa riferimento, non entra nel merito di aspetti normativi, ma fa riferimento all'utilizzo proprio della componente informatica, della componente scrivania. Quindi, ad esempio, quelle che sono l'home page della scrivania, come è fatta, cosa sono le note, cosa sono gli avvisi, eventualmente come andare a segnare le pratiche da inoltrare e così via. Potrei fare anche una ricerca immediata, ad esempio, ho un problema, non mi ricordo come si fa l'inoltro, posso andare a fare una ricerca immediata, quindi CTRL F e vado ad inserire la voce di mio interesse. Inoltro. Cliccando su invio, vedete, ho l'accesso immediato e semplificato a questo documento. Quindi anche qui vi invito ad utilizzare questi strumenti proprio perché sia per diciamo un'autoformazione, oltre appunto alla formazione che stiamo facendo insieme, ma anche appunto per approfondire determinate tematiche. Allora, andiamo sulla scrivania. Quindi, questa la vediamo dopo, direi che andiamo adesso sulla piattaforma per poi riprendere un attimo le slide. Allora, questa è l'home page della scrivania. Allora, sono costretta a spostare zoom così. Allora, voi qui vedrete più voci magari di quelle a vostra disposizione. Questo perché? Perché io sono configurata all'interno della scrivania come responsabile, quindi ho sicuramente molte più funzionalità invece dell'operatore. Come è fatta la scrivania? Sostanzialmente è caratterizzata da tre sezioni. Quindi troviamo la parte in alto, che è quella dove abbiamo visto anche il supporto, quindi questa banda in azzurro che vedete in alto, dove sono indicati eventuali comunicazioni e novità che riguardano l'applicativo o in generale il mondo SUAP, anche magari novità che riguardano il front office, quindi lato utente. Sono indicati, vedete, in questo box di colore bianco, spesso indicati appunto contraddistinti dal carattere di colore rosso, dove appunto sono presenti, diciamo, quelle che sono le novità relative alle piattaforme e in generale, quindi nuovi rilasci, novità tecnologiche e così via. In alto a destra trovate l'utenza collegata, il nome e cognome, e lo sportello che è stato selezionato. Allora, utilizzo uno sportello al di fuori appunto della vostra regione di riferimento perché ci sono delle configurazioni,
invece su altri sportelli che invece magari della regione Veneto che diciamo sono in un ambiente di collaudo, quindi preferisco utilizzare uno sportello generico, un altro sportello. Quindi parte in alto, poi troviamo nella parte centrale quelli che sono gli avvisi di sistema e in basso le note utente e poi nella parte laterale quelli che sono i diversi menu di consultazione, facendo riferimento chiaramente al menu gestione pratiche. Partiamo dalla parte centrale, gli avvisi di sistema. Gli avvisi di sistema fanno riferimento a delle azioni, diciamo degli avvenimenti che accadono all'esterno della scrivania. Ad esempio, è arrivata una nuova pratica, la vedrò all'interno, vedrò l'apposito avviso di sistema all'interno di questa tabella. Ad esempio, vado sulla seconda pagina. Ah, ce l'avevo anche qui. Allora, siccome ho fatto l'accesso un po' di tempo fa, ritorno sull'altro sportello. Eccoci qua. Quindi, vedete, nel momento in cui arriva una nuova pratica, la vedrò all'interno della tabellina relativa agli avvisi di sistema, ricevuta nuova pratica. Chiaramente posso accedere all'interno dell'avviso di sistema per visualizzarne i dettagli. Quindi, sostanzialmente abbiamo tre, anzi quattro tipologie di avvisi di sistema. Quindi sono, diciamo, quelle azioni, quello che accade all'esterno della scrivania, di importante chiaramente. Quali sono gli avvisi di sistema? Ricevuta comunicazione da ente o da richiedente, quindi comunicazione da ente, comunicazione da richiedente. Ricevuta nuova pratica, quindi è arrivata una nuova pratica, la ritroverò il relativo avviso di sistema con la data di ricezione, l'ora. Quindi vedete la data del 28, che è la pratica che abbiamo fatto prima, che abbiamo appunto inviato tramite, che l'utente ha inviato tramite il front office, l'ora di riferimento, e poi quale potrebbe essere il quarto avviso di sistema? Questo che vedete qui, invio messaggio PEC fallito. Questo perché tutto avviene utilizzando correttamente il front office, lato vostro utilizzando correttamente la scrivania, ma le diverse azioni che vengono compiute all'interno della pratica di fatto generano dei messaggi PEC. Potrebbe capitare che magari la PEC indicata in fase dall'utente in fase di compilazione della pratica risulta essere piena, oppure l'utente ha indicato l'indirizzo errato. Come vi ricordate, cioè, come ho detto prima, non c'è un controllo bloccante, viene fuori sì l'alert che l'indirizzo non è corretto, però comunque l'utente ha la facoltà, la possibilità comunque di andare avanti nella predisposizione della pratica stessa. Quindi potrebbe capitare che l'indirizzo è pieno, che l'indirizzo è errato e in questo caso in automatico si genera questo avviso di sistema. Invio messaggio PEC fallito. In questo caso cosa facciamo? Allora, possiamo entrare all'interno dell'avviso di sistema. Qui vedrò tutti i dettagli. Innanzitutto vedo la motivazione del rifiuto. Si tratta di un indirizzo errato oppure di un indirizzo di una PEC piena. Qui vedrò i messaggi che non sono stati recapitati perché appunto abbiamo un problema sull'indirizzo telematico. Ho la possibilità di rinviare il messaggio, ma attenzione. Dopo essermi, diciamo, assicurata di aver risolto la problematica. Quindi ho contattato l'utente, magari gli ho comunicato di liberare lo spazio nella sua casella PEC e di riprovare ad effettuare il rinvio del messaggio, che può essere, attenzione, effettuato una sola volta. Quindi nel momento in cui si clicca su rinvio il messaggio, vediamo effettivamente qual è il messaggio che è stato recapitato. E non ho più la possibilità di andare a effettuare un nuovo rinvio. Nessun problema, nel senso che, diciamo, c'è una modalità poi che ci consente di andare eventualmente a risolvere la problematica. Perché magari è capitato che ho contattato l'utente, mi ha assicurato di aver liberato l'indirizzo PEC, ho fatto il rinvio del messaggio, ma di ricevere, di vedere all'interno poi della tabellina degli avvisi di sistema nuovamente il messaggio della PEC errata, quindi dell'indirizzo PEC, come nel mio caso, vedete? Quindi in questo caso,
posso, attraverso un apposito evento, andare a modificare l'indirizzo mail. Poi degli eventi ci arriveremo nel corso appunto della trattazione tra oggi e la data successiva del 5 ottobre. Quindi gli avvisi di sistema sono degli avvisi che riguardano azioni, eventi all'esterno della scrivania. Possono essere di 3-4 tipologie, quindi abbiamo parlato di ricevuta comunicazione da ente, ricevuta comunicazione da richiedente, ricevuta nuova pratica e, diciamo, il quarto messaggio, il quarto avviso di sistema che potrebbe verificarsi è quello relativo a un problema sull'indirizzo PEC. In realtà ce n'è anche un ulteriore, un quinto. Quando l'utente risponde correttamente ad una richiesta di integrazione documentale utilizzando la funzione MyPage, e la vedremo, si genera un avviso di sistema. Ricevuta integrazione documentale da richiedente tramite MyPage. Questa andrà a confluire all'interno degli avvisi di sistema. Tutti gli avvisi di sistema si possono nascondere, questo perché? Perché magari vi aiuta a tenere la scrivania a livello di operatività sempre pulita. Quindi nel momento in cui è arrivata una nuova pratica, questa pratica è già stata presa in carico da parte vostra, potete andare a eliminare l'avviso di sistema. Come lo fate? Basterà cliccare all'interno del singolo avviso di sistema. Allora, se andate sull'avviso di sistema che riguarda la ricevuta della pratica, entrate in quello che è il dettaglio della pratica. Se invece andate, ad esempio, su una comunicazione, potete fare una serie di operazioni e quindi anche intervenire nascondendo quello che è l'avviso. Tornando invece all'interno dell'home page, sotto gli avvisi di sistema, trovate quelle che sono le note utente. Sono una sorta di post-it, quindi di strumenti che potete utilizzare per organizzarvi al meglio all'interno del vostro ufficio. Ad esempio, qui vedete, sono in attesa di una verifica, sto effettuando il controllo formale, manca solo una verifica, prima dell'inoltro agli enti terzi devo verificare che, sto eseguendo dei controlli e così via. Allora, queste comunicazioni, questi post-it, queste note utenti non vanno all'esterno della scrivania, quindi sono esclusivamente ad uso ufficio e non fanno parte chiaramente dell'istruttoria della pratica vera e propria. Quindi potete utilizzarvi per organizzarvi tra di voi. Tra l'altro, le note utente, anche questo è possibile eliminarle. Ad esempio, io qui dentro vado all'interno della nota utente e sono disponibili in alto a sinistra all'interno del dettaglio della pratica. Ci clicco all'interno e posso, vedete, eliminare le note. Quindi anche queste le potete eliminare sempre nel momento in cui, diciamo, in vista dell'organizzazione vostra interna. Torniamo su. Torniamo quindi nella parte di home page. Quindi abbiamo parlato degli avvisi di sistema, abbiamo visto le note utente. Tra l'altro, vedete che questa nota utente ha un simbolo differente rispetto alle altre. Significa che è una nota utente che è stata messa in evidenza. Quindi c'è, nel momento in cui si va a creare un nuovo post-it, una nuova nota, la possibilità di rendere quella nota, di indicare che quella nota è importante e verrà in questo caso caratterizzata dal simbolo del triangolino di colore arancione. Quindi vi ricordo, queste non vanno a confluire all'esterno della scrivania. Guardiamo invece quello che è il menu di consultazione delle pratiche. Quindi abbiamo il menu gestione pratiche, dove, diciamo, il menu più corposo è sicuramente la voce consultazione pratiche, quindi che vi va a, diciamo, vi apre la possibilità di andare a consultare tutte le pratiche che sono pervenute nella scrivania. Come? Quindi ci cliccate su consultazione pratiche e qui potete utilizzare i diversi filtri che sono resi disponibili dalla scrivania. Potete ad esempio ricercare la pratica di vostro interesse per l'identificativo della pratica, per ad esempio la tipologia di pratica, quindi se si tratta di una SCIA, di un procedimento ordinario, di una comunicazione, silenzio assenso, lo sportello di riferimento, il range temporale, quindi ricevuta da e ricevuta a,
Lo Stato, quindi in quale tipologia di Stato si trova la pratica, se ad esempio è da inoltrare, se è stata già chiusa positivamente o negativamente, se è in atto una comunicazione, se è sospesa perché ad esempio c'è in atto una richiesta di integrazione documentale e così via. Classificazione del procedimento, quindi se si tratta di un procedimento edilizio, di procedimenti per attività temporanee, prevenzione incendi, procedimenti relativi all'esercizio di attività, procedimenti invece ambientali, in generale altri procedimenti e quelli sanitari. La denominazione dell'impresa richiedente, il codice fiscale dell'impresa o anche l'indirizzo dell'impianto. Allora, qui se non ricordo male, è meglio inserire direttamente il nome, ad esempio, della via, senza dire, ad esempio, via Roma. Inserire direttamente Roma, senza il valore toponomastico. Questo perché consente una ricerca sicuramente immediata. Posso anche inserire, diciamo, fare una ricerca per le pratiche archiviate, che sono quelle pratiche chiuse, che andranno a confluire all'interno del menu pratiche archiviate, che si trova sempre nella parte di sinistra. La ricerca delle nostre pratiche può essere effettuata anche in base al numero di protocollo dell'evento specifico. Qui, se utilizzate questo filtro di ricerca, dovrete sicuramente inserire il numero di protocollo dell'evento, tant'è vero che trovate qui l'asterisco che vi indica che l'informazione è obbligatoria, e facoltativamente anche l'anno di riferimento, quindi l'anno del protocollo. Ad esempio, potrei fare questo inserimento cliccando su ricerca, ho ricercato in base al numero di protocollo dell'evento, la pratica specifica. Torniamo indietro, andiamo sempre nel menu consultazione pratiche dove eravamo prima. Allora, qui vedete, posso sì inserire i filtri che ho a disposizione, uno, due, quelli che sono di nostro interesse, ma anche non inserire nulla. Cliccando infatti su ricerca, come vedete io non ho nessun filtro valorizzato, cliccando su ricerca ottengo la tabella di tutte le pratiche che sono pervenute in scrivania. Così organizzate. Qui vedete l'origine, quindi pratica inviata, nella maggior parte dei casi sicuramente troverete questa indicazione, quindi pratica inviata al SUAP da parte dell'utente, ma potreste trovarvi l'indicazione. E se non ricordo male, e qui magari chiedo ai colleghi di correggermi se commetto appunto l'errore della denominazione corretta, dovreste trovare l'indicazione come origine di ricomunica, quindi di una pratica che è stata inviata contestualmente al SUAP, ma anche alla Camera di Commercio, nell'ambito chiaramente della contestualità, che riguarda, vi ricordo, esclusivamente procedimenti automatizzati. Quindi qui abbiamo l'origine, la tipologia di pratica che è stata di intervento, di procedimento che è stato selezionato, che è stato richiesto. Quindi trovate SC che sta chiaramente per scia, OR ordinario, oppure CO che sta invece per comunicazione. Adesso qui non lo vediamo, ma sono sicuramente le tre indicazioni, quindi scia, ordinario e comunicazione. Lì di pratica è richiedente, quindi l'identificativo della pratica, codice fiscale dell'impresa richiedente con diciamo, la data di predisposizione della pratica, 27, in questa che ho all'inizio, 27.09.2023, con la data dell'avvio della compilazione, 17.45, con l'indicazione, il nome del richiedente, dell'impresa, nel caso specifico. L'indirizzo dell'impianto, gli adempimenti, o meglio, gli endoprocedimenti che sono stati selezionati dall'utente durante la compilazione della pratica, con dei simboli differenti. Allora, qui avete a disposizione, vedete in alto a destra, c'è questo punto interrogativo. Se ci cliccate su, avete la spiegazione delle immagini che trovate nella colonna endoprocedimenti. Quindi sicuramente la foglia sta per i procedimenti ambientali, ad esempio l'indicazione dell'euro per i procedimenti relativi a esercizio e attività, procedimenti di prevenzione incendi, procedimenti sanitari e così via. Quindi una vista immediata di quali endoprocedimenti sono stati inseriti, presenti all'interno della.
in questo caso da inoltrare, se è invece una pratica sospesa, perché magari c'è una richiesta di integrazione documentale in corso, se è nello stato di comunicazione. E poi la data di ricezione, cioè il momento in cui la pratica è arrivata in scrivania, e la data di ultima modifica, di ultima lavorazione della pratica stessa. Tra l'altro li potete anche ordinare, perché se cliccate all'interno della voce della colonna, potete vedere ordinare le pratiche in base all'ultima modifica, questa è dalla meno recente oppure dalla più recente, oppure ordinarle per la data di ricezione. Se andate in basso a tutta la tabella, avete la possibilità di esportare l'intera, diciamo, tutte queste informazioni relative a tutte le pratiche, perché ho usato il menu consultazione senza alcun filtro, posso andare a scaricare queste informazioni, quindi tutte le pratiche pervenute in scrivania, in diversi formati. Vedete qui esporta come nel formato CSV, nel formato Excel e nel formato PDF. Magari questo vi potrebbe essere utile per avere una situazione aggiornata di quanto è presente all'interno della scrivania. Torniamo su. Allora, siamo nel menu consultazione pratica, che abbiamo detto essere il menu più esteso, più corposo di informazioni. Poi abbiamo il menu delle pratiche da inoltrare, che sono quelle pratiche che sono arrivate in scrivania e che non sono state inoltrate da parte vostra agli enti competenti, agli enti interessati. E perché c'è un menu a parte? Perché è fondamentale capire quali sono le pratiche da inoltrare in maniera velocissima, perché è fondamentale fare l'inoltro agli enti competenti. In alcuni casi è presente la possibilità di impostare l'inoltro automatico. C'è una particolare richiesta che deve essere fatta per poter impostare questa configurazione all'interno dello sportello. Però diciamo che nella maggior parte dei casi l'inoltro è manuale. Quindi pratiche da inoltrare, menu a sé, perché è un'azione fondamentale. Nel momento in cui arriva la pratica e andate ad effettuare quello che è il controllo formale e sostanziale di quanto è presente all'interno della pratica stessa, questa sarà da inoltrare agli enti competenti. Menu scadenza delle pratiche. Allora, di fatto otteniamo la stessa tabella, lo ordiniamo così. Allora, di fatto otteniamo la stessa tabella che abbiamo visto prima dal menu consultazione pratiche, con una colonna in più, che è l'ultima che vedete, descrizione scadenza, dove vedete quella che è la data di scadenza del procedimento con i giorni restanti. Quindi chiaramente queste date, diciamo queste scadenze sono calcolate automaticamente in base a quella che è la normativa di riferimento, al regime amministrativo di riferimento. Perché è importante questa visualizzazione? Perché vi permette di capire a quali pratiche dare la priorità. Perché, ad esempio, qui vi restano 60 giorni, il tempo massimo previsto per il regime amministrativo di riferimento e l'intervento che è stato selezionato. Ma, ad esempio, qui vedete un'indicazione, un numerino di colore rosso, significa che la pratica è scaduta già da 6 giorni. Chiaramente è un'indicazione che non è visibile all'esterno della scrivania, ma è importante perché vi consente appunto non solo a quali pratiche dare la priorità e quindi quale lavorare per prime. Informazione importante. Sapete che il procedimento ordinario si chiude con il rilascio del provvedimento espresso, del parere espresso, appunto, che può essere di autorizzazione oppure di diniego. Nel momento in cui avviene il rilascio dell'autorizzazione, del diniego, in automatico quel procedimento si chiude, quindi quella pratica viene chiusa e trasferita all'interno delle pratiche archiviate. Questo accade per i procedimenti ordinari. Non è così per i procedimenti automatizzati, che non richiedono il parere espresso, ma il consiglio è: chiudete, e questa è una chiusura puramente informatica, chiudete anche i procedimenti automatizzati, quindi la pratica, ad esempio, di scia. Questo perché vi consente di tenere sempre pulita questa tabellina, quindi di non avere pratiche magari scadute da tantissimo tempo, ad esempio 723 giorni, perché magari non ho chiuso, anche questa tra l'altro è una scia, perché magari non l'ho chiusa.
Quindi sapete che non c'è una comunicazione all'utente, nel senso non vale per i procedimenti automatizzati, ma vi consente la chiusura informatica, ribadisco il concetto informatica dei procedimenti automatizzati, di avere comunque una gestione pulita, diciamo dal punto di vista organizzativo proprio delle pratiche da lavorare, delle pratiche che dovranno essere prese in carico e una gestione pulita appunto della scrivania stessa. Allora, ritorniamo su. Troviamo anche appunto il menu delle pratiche archiviate, quindi quelle pratiche che sono chiuse, che sono state chiuse o perché c'è la chiusura, un provvedimento espresso nei procedimenti ordinari, oppure perché abbiamo chiuso correttamente anche una pratica a regime amministrativo, diciamo, automatizzato, e qui le vedrò confluire all'interno del menu delle pratiche archiviate. Per completare la voce gestione pratiche, l'ultima voce che avete a disposizione è statistiche pratiche. Qui potete fare un'analisi, quindi estrarre quelle che sono le pratiche che sono pervenute all'interno della scrivania. Chiaramente qui vedete che da impostare un range temporale di riferimento, potete utilizzare direttamente il calendario, ad esempio da gennaio 2023 a oggi, today, ricerca. Qui vedete l'estrazione di questa tabellina che vi mostra quindi una visualizzazione differente rispetto all'estrazione delle pratiche in consultazione che vi facevo vedere prima. Vedete qui ordinate per quelle che sono le pratiche in regime ordinario, le SCIA e altre. Quindi tipo di procedimento, l'origine, il SUAP, quindi pratica inviata esclusivamente al SUAP, per tipo di intervento, con il numero di riferimento. Quindi anche qui vi potrebbe essere utile per analizzare la situazione e l'andamento delle pratiche pervenute al vostro sportello. Allora, entriamo nel dettaglio di una pratica. Quindi vado in home page. Entrare nel dettaglio della pratica lo si può fare in due modalità differenti. Direttamente dall'avviso di sistema ricevuta nuova pratica, che vedete qui, oppure all'interno del menu consultazioni pratiche, andando a selezionare la pratica di interesse, magari impostando i filtri, oppure nel menu complessivo senza impostare alcun filtro di riferimento. Vado ad esempio nell'avviso di sistema e qui vedrò il dettaglio della pratica. In alto a destra c'è questo simbolo di colore azzurro che mi mostra tutti gli avvisi di sistema della pratica specifica e mi permette anche un po' di ricostruire la storia di quello che è avvenuto all'interno della pratica stessa. Quindi qui vedrò chiaramente il messaggio dell'invio della PEC errato, chiaramente perché sono un ambiente di collaudo, ricevuta nuova pratica oppure eventualmente altri avvisi relativi alla pratica stessa. Ho la possibilità di inserire una nota utente che abbiamo visto essere presenti anche nell'home page della scrivania, quindi inserire, ad esempio, sono in attesa di, eccetera, eccetera. Tra l'altro posso porre, come vi dicevo prima, anche questa nota in evidenza, quindi all'interno dell'home page vedrò quella nota caratterizzata dal triangolino di colore arancione. E poi tutte le note saranno presenti anche nella parte sinistra del dettaglio della pratica. Lo facciamo, quindi vado qui, inserisco una nota chiaramente parlante non come la mia, tra l'altro la mettiamo anche in evidenza, clicco su conferma e come vedete ce l'avrò a disposizione anche all'interno del dettaglio della pratica, sempre nella parte di sinistra. Quali sono le informazioni presenti all'interno del dettaglio della pratica? Dati pratica. Vedrò il codice di sportello, l'ID, quindi l'identificativo della pratica, e su questo adesso facciamo un controllo importante. L'origine, l'oggetto della pratica, ed è quella, diciamo, l'informazione, la precisazione che ci ha dato prima il dottor Antonio Zorzetto proprio in riferimento a fare un match importante tra le intenzioni dell'utente, che sono riportate all'interno dell'oggetto della pratica con le scelte che poi ha effettuato, quindi con la pratica che abbiamo appunto, che stiamo lavorando all'interno della scrivania.
apertura negozio di frutta e verdura. Domicilio elettronico indicato dall'utente, quindi è con indirizzo per tutte le comunicazioni relative alla pratica stessa. Lo stato della pratica. Se non c'è chiaramente l'inoltro automatico agli enti terzi, tutte le pratiche pervenute in scrivania avranno lo stato da inoltrare chiaramente. Abbiamo detto che sarà uno dei primi, il primo evento che andremo a utilizzare. Il tipo di procedimento, nel nostro caso si tratta di un procedimento automatizzato, il tipo di intervento, l'apertura, la data di ricezione, il protocollo, il documento di riepilogo, che è appunto quel documento che, come vedete, è sottoscritto digitalmente perché è riportato quel documento che l'utente ha firmato nella componente di front office, firmato in CADES, dove appunto informazioni principali dell'intervento selezionato con l'elenco di tutti i documenti che sono stati inseriti all'interno della pratica. La procura speciale firmata digitalmente, perché ribadiamo il concetto che se la pratica viene presentata da un procuratore munito di procura, deve firmare necessariamente il procuratore tramite la firma digitale. Quali sono i controlli? Diciamo, uno dei controlli sicuramente importanti da effettuare, che rientra nell'ambito della preistruttoria del controllo formale e sostanziale anche che viene fatto da parte vostra, è il confronto tra i dati che troviamo all'interno della procura speciale con questo dato qui. E perché? Lo apriamo. Allora, apriamo il documento di procura, che chiaramente risulta firmato digitalmente. Eccolo qua. Quindi chiaramente per l'apertura è necessario avere sulle vostre postazioni un software di firma. Quindi siccome appunto è firmato nella modalità CADES, la modalità CADES crea sempre una busta crittografica, una busta protetta, proprio dovuta al fatto che il documento è stato sottoscritto digitalmente, devo avere necessariamente sulla mia postazione un software di firma che mi consente appunto di andare a visualizzare l'anteprima di un documento firmato nella modalità CADES. Quindi cliccando su Visualizza File, cosa vado a controllare? Vado a controllare che il dato riportato qui, quindi che l'identificativo della pratica presente all'interno del modello di procura speciale, sia effettivamente corrispondente, torniamo un attimo indietro, all'identificativo che troviamo qui. Perché? Ah, già chiaramente mi rendo conto che non è uguale, perché vedete 1745, qui troviamo 1710, quindi potreste trovare dei valori, dei codici identificativi differenti. Questo perché accade? Perché magari sono un procuratore professionista o altro soggetto munito di procura speciale che faccio talmente tante pratiche che magari per sbaglio utilizzo la procura, il documento di procura, il modulo di procura della pratica che ho predisposto in precedenza. E lo si può fare perché il controllo che viene effettuato dalla componente di front office è sulla firma, sulla sottoscrizione, non è sul contenuto del modulo di procura. Quindi attenzione, proprio perché, come diceva Antonio, è un'assunzione di responsabilità importante. Si sta conferendo una procura. Questo documento deve essere corrispondente e corretto, pienamente corrispondente alla pratica alla quale sta facendo riferimento. Chiaramente chiedo ai colleghi se vogliono aggiungere delle informazioni di interrompermi in qualsiasi momento. Antonio, volevi dire qualcosa? Ma io guardavo un attimo le note che sono arrivate. E una nota arriva da un ente terzo e dicono chiaramente sarebbe meglio l'inoltro automatico. È chiaro che l'inoltro automatico poi non permette questo tipo di verifica, però i comuni che hanno difficoltà a presiedere il SURAP e quindi si trovano, che so, ad aprirlo una volta alla settimana,
devono anche fare un attimo una considerazione, perché l'ente terzo, in particolare chi ha situazioni complesse e si tratta di procedimenti ordinari, che come sappiamo non solo hanno dei termini di scadenza, ma hanno anche delle sanzioni pecuniarie, tra virgolette, nel senso che si può essere richiamati a dover rimborsare, cioè pagare per il ritardo nel rilascio del procedimento, è chiaro che a questo punto dovete anche fare devono fare i responsabili una valutazione anche di eventualmente se a livello automatico. Per cui certe situazioni noi le stiamo dicendo in base a quella la norma, poi ognuno deve anche vedere in base alla propria organizzazione interna com'è la situazione. Altra cosa che un altro collega fa presente, visto che una collega dice: ma io non vedo il bottone degli avvisi interni, sempre sulle domande e risposte, non vedo campo noto utente, e dice giustamente: attenzione, che certe funzionalità o certe visualizzazioni ce l'hai se sono state magari compilate o altro, perché chiaramente il sistema, come diciamo, è dinamico, quindi si adatta a quella che è la realtà. Nel momento in cui tu non vedi, non compili o non crei certe situazioni, ovviamente non c'hai quegli alert o quelle situazioni che il sistema ti dà, insomma, ecco. Ok. Poi vedo anche un'altra indicazione di Giuseppe Zorzetto, probabilmente mi sono spiegata io male. Allora, il pulsante azzurro in alto a destra, allora parliamo di questo pulsantino qui che vedete di colore azzurro, compare solo se ci sono avvisi di sistema attivi e non quando tutti gli avvisi di sistema relativi alla pratica sono stati nascosti. No, no, assolutamente sì. Diciamo, questo tasto è relativo a tutti gli avvisi di sistema che sono attivi. Per quella pratica, non quelli nascosti, chiaramente. Sì, quindi ci sono Grazie della avvisi sistema, precisazione. note nostre, eccetera, ma teniamo presente che tutto quanto si attiva o scompare in rapporto a quando ci sono le funzionalità. Quindi non abbiamo una soluzione statica. Teniamo presente che, anche come poi vedremo più avanti, gli eventi cambiano in base al tipo di pratica. Altre situazioni le vedi se tu le alimenti correttamente. Poi lo vedremo, perché una persona prima chiedeva la verifica con i dati catastali, lo vedremo poi con la gestione immobili. Quindi sono tutte cose che vanno viste in rapporto a come voi gestite la pratica, la scrivania. E più dati voi riuscite ad inserire o a controllare, a verificare, più questa vi può essere di utilità, ecco. Perfetto, grazie Antonio, grazie mille. Allora, quindi, dati della pratica. Siamo sempre all'interno del dettaglio della pratica. Vediamo quelli che sono i dati relativi al mittente della pratica. Nel mio caso specifico è il professionista incaricato, che è la qualifica che l'utente ha selezionato nel menu a tendina. Potrebbero esserci anche altre indicazioni, con i dati di riferimento, quindi nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail e numero di telefono. La data dell'impresa, i dati dell'impresa richiedente, i dati relativi al legale rappresentante titolare di impresa, ecco qua, impianto produttivo. Allora, qui troviamo l'indicazione dell'indirizzo dell'impianto, ma una funzione importante, archivio immobili, che mi fa accedere al dettaglio dell'immobile, ma soprattutto, vedete, ho di nuovo l'indirizzo, il tipo di catasto, in questo caso il catasto terreni, il foglio, il mappale, eventualmente se è stato indicato il subalterno, che non è l'informazione obbligatoria all'auto compilazione front office quando si seleziona il catasto terreni, il numero di pratiche e così via. È proprio sul numero di pratiche che vorrei concentrarmi. Cioè qua mi dice: su quell'immobile sono presenti 6 pratiche. E se ci pensiamo, andiamo all'interno. Quindi ci clicchiamo dentro con altre informazioni, quindi riportati i nuovi dati catastali, l'indirizzo di riferimento, la possibilità per voi di andare a modificare, anzi no, modificare, ad inserire il codice ecografico, quindi il dato, il codice relativo alla via, il codice relativo alla scala, al barrato,
all'interno e così via. Quindi andare a personalizzare queste informazioni inserendo anche il codice geografico, che è il codice identificativo specifico dell'immobile, e il numero di fascicolo dell'immobile e così via. Perché è importante? Perché qui mi racconta anche qual è la storia, cioè il fatto di vedere tutte le pratiche presentate relative a quell'immobile mi permette anche un po' di ricostruire la storia. Ad esempio, pensate quanto potrebbe essere utile nelle pratiche edilizie, dove magari inizio, vedrò la pratica di inizio lavori, di nomina dell'impresa esecutrice, di fine lavori e così via, ma anche di pratiche relative a attività produttive. Magari prima c'era una certa attività, adesso ha avuto una modifica, quindi c'è una pratica che è andata a modificare quella tipologia di attività e così via. Quindi mi ricostruisce un po' la storia. Attenzione, questa visualizzazione funziona chiaramente se è stato valorizzato, se è responsabile di sportello è andato a inserire il viario e il catasto. Quindi qui c'è una funzionalità che permette appunto nella voce specifica gestione immobili a disposizione del responsabile di andare non solo a fare una consultazione in generale, quindi non specifica per quello che abbiamo selezionato che è presente all'interno del dettaglio pratica, ma anche vedete l'aggiornamento del viario e del catasto. Quindi informazioni importanti che ritroviamo già all'interno del dettaglio della pratica. Ritorno un attimo sul dettaglio. Eccoci qua. Quindi impianto produttivo, accesso all'archivio immobile di quello specifico immobile, chiaramente. La misura di lavoro. Quando l'intervento, il procedimento è richiesto da un soggetto giuridico, da un'impresa iscritta in Camera di Commercio, viene innescata una chiamata a seguito dell'invio della pratica al repertorio economico-amministrativo del registro delle imprese, che diciamo di rimando ci invierà la visura di lavoro, che sarà a vostra disposizione per tutto il tempo necessario all'istruttoria della pratica. Visura di lavoro che vi consente di fare determinati controlli, visura camerale che è chiaramente più sintetica della visura ordinaria, della visura classica. Vi permette di fare una serie di controlli, come ad esempio il controllo sull'attività, se chiaramente l'attività deve essere un'attività, un'impresa attiva. Quindi, possibilità di visualizzare le informazioni relative alla visura camerale e poi l'ambito dei procedimenti. Quindi parliamo per ogni tipo di endoprocedimento che è stato selezionato dall'utente in fase di compilazione, vedrò il titolo e la classificazione dell'endoprocedimento, quindi essendo un esercizio di vicinato alimentare, vedrò la scia sanitaria, quindi qui ritrovo la classificazione con il disegnino di riferimento dei procedimenti sanitari. Per tutti gli endoprocedimenti avrò a disposizione l'MDA, sottoscritto digitalmente in CADES, infatti ce l'ho sia qui, ma anche nell'altro intervento. Vedete, ce l'ho anche qui. Vedrò l'ente destinatario, quindi l'azienda sanitaria con le informazioni di riferimento. Allora, vado avanti, vi parlo dopo di associo nuovo ente. E i documenti allegati, quindi il documento di competenza dell'azienda sanitaria. Vedrò poi l'altro endoprocedimento che è stato richiesto, che è stato attivato, quindi la SCIA per l'esercizio di vicinato nel settore alimentare, quindi parliamo in questo caso come classificazione di procedimenti relativi all'esercizio di attività, come vi dicevo anche qui c'è l'MDA, dove l'ente competente sono chiaramente gli uffici del comune. E poi ci sono i documenti comuni a tutti gli enti. C'era forse magari qualcuno che aveva aperto il microfono? Sentito male? Ho sentito male. Allora, vedete che c'è associo a nuovo ente. Allora, questo è sempre un po' un campo minato, nel senso io ve ne parlo come funzionalità, poi se i colleghi vogliono aggiungere qualche altra informazione non entrerò nei dettagli. Allora, c'è la possibilità, abbiamo sempre detto che il sistema, in base agli interventi che ha selezionato l'utente in front office, ha indicare chi sono gli enti competenti. Però magari ci potrebbe essere la necessità di andare ad aggiungere un nuovo ente.
Quindi di inserire all'interno di questa funzionalità un nuovo ente che sarà poi destinatario della pratica. Dove vedete quelli che sono caratterizzati da questo lucchetto, sono gli enti che sono stati inseriti correttamente nell'anagrafica enti che è a disposizione all'interno dei menu che sono appunto a disposizione del responsabile dello sportello. In amministrazioni di gruppo, vedete, c'è anagrafica enti, dove appunto c'è la lista degli enti censiti all'interno del portale Imprese in un giorno, quindi in tutto il flusso. È possibile però inserire manualmente alcuni. Ad esempio, la necessità, vi faccio veramente un esempio, poi appunto chiedo ai colleghi se vogliono integrare, di inserire, di avvertire per il vicinato, l'esercizio di vicinato, la polizia locale. Posso andare ad inserire manualmente un ente che non è stato previsto dal sistema. Come lo posso fare? Allora, quelli con lucchetto abbiamo detto che sono quelli censiti all'interno dell'anagrafica ufficiale. Vedete che qui ci potrebbe essere qualcuno senza lucchetto, ad ente prova. Quindi un indirizzo, un ente che è stato inserito manualmente. Chiaramente l'indirizzo mail viene acquisito dall'Indice Nazionale appunto delle PEC che riguardano le pubbliche amministrazioni. Quindi quella funzionalità, questo per raccontarvi che c'è comunque la facoltà di andare ad inserire un nuovo ente che riceverà la pratica, cliccando su Associa nuovo ente e documenti comuni. Gli eventi, essendo le 12:22, vi introduco il concetto di evento e poi sicuramente sarà materia di trattazione dell'incontro di giovedì prossimo. Allora, abbiamo detto che l'evento è la modalità per agire sulla pratica. Quindi come lavoro la pratica, come vado a gestire la comunicazione tra l'impresa richiedente, tra gli enti competenti dell'istruttoria di merito, attraverso gli eventi. Come chiudo una pratica attraverso gli eventi. Quindi gli eventi ci consentono quella che è l'intera gestione del flusso della pratica telematica e quindi di gestire le interazioni tra i diversi attori coinvolti. Ci sono degli eventi automatici che vengono fatti automaticamente dal sistema e chiaramente eventi manuali. E poiché l'evento è la modalità per agire sulla pratica, ad ogni evento corrisponde sicuramente uno stato di avanzamento. In base all'ultimo evento che è stato selezionato, io so esattamente, io operatore di sportello, a che punto si trova la pratica. La lista degli eventi è dinamica. Questo concetto lo accennava Antonio, che Antonio vi diceva: ci sono eventi differenti. La lista degli eventi, ci sono eventi sicuramente comuni a tutti i regimi amministrativi, a tutte le tipologie di procedimenti, altri che invece possono essere differenti e sempre diversi. Perché? Perché, ad esempio, sicuramente l'evento di indizione della conferenza di servizi non lo vedrò all'interno di un procedimento automatizzato. Cioè, se io sto lavorando a una pratica di scia, sicuramente nella lista degli eventi che sono a mia disposizione, l'indizione della conferenza di servizi non ci sarà, che invece è prevista esclusivamente per i procedimenti ordinari. Così come se io non ho fatto l'inoltro e non c'è l'inoltro automatico, se io non ho fatto manualmente l'inoltro della pratica agli enti competenti, e parliamo di un procedimento ordinario, non vedrò nemmeno l'indizione della conferenza dei servizi, che invece presuppone che tutta la documentazione sia pervenuta agli enti competenti. Quindi parliamo di oltre 35 eventi che sono chiaramente approfonditi all'interno del percorso e-learning. È l'ultimo modulo che vi raccontavo prima. Quindi, modalità per agire sulla pratica e allo stesso tempo modalità di interazione e lo stato di avanzamento della pratica stessa. Allora, io volevo mostrarvi semplicemente l'evento di inoltro, anzi no, facciamo così perché l'evento di inoltro in realtà sembra banale, ma in realtà prevede delle funzionalità che riguardano un po' tutti gli eventi, come le note all'evento, nota alla comunicazione e altre funzionalità. Allora, chiedo magari ai colleghi se ci sono domande dove volete intervenire perché sono particolarmente interessanti e che appunto
Sicuramente avete una visione più ampia rispetto alla mia. Ma se Sara si dà un'occhiata alle domande, una sta rispondendo Giuseppe, scusami Antonio, e se vedi le in domande e risposte ce ne sono alcune relative agli argomenti che hai appena trattato. Ok, allora Però guarda, io Emilia. quella, chiedo scusa, quella che stavo rispondendo a Cristina Zanè, siccome lei parla di normativa sia cartacea, eccetera, direi che questo non è l'ambiente, diciamo, l'incontro adatto. Con la dottoressa De Zanè siamo tranquillamente disponibili io e la collega che segue il territorio competente a dare risposta specifica e poi consiglio di vedere incontri normativi, soprattutto su sci e quant'altro e su digitalizzazione, perché è una questione un po' complessa che entra anche in merito di tutto quello che è l'evoluzione normativa. E quello che ricordo è digitalizzazione piena e che la digitalizzazione piena non si intende carta, ma si intende un documento compilato informaticamente nel mentre lo compili. Quindi quello che per esempio succede con questo portale, ed è questo il futuro, perché una pratica fatta in una maniera diciamo scansionata non permette poi la gestione informatica di tutte le informazioni che sono dentro. Ed è questo uno degli elementi cardine di tutta questa rivoluzione che sta accadendo e di cui noi dovremo prendere conto. MDA invece significa modello di dichiarazione attività e quindi è molto semplice e quindi mi fermo su queste due, ecco. Ok, grazie Antonio. C'è una domanda allora, per velocizzare dal punto di vista tecnico. Allora, per velocizzare la ricerca nella sezione consultazione si potrebbe inserire un ulteriore campo di ricerca per procuratore? Allora, se non sbaglio, questo campo c'è. Allora, vi mostro nuovamente la scrivania. Vi condivido. Allora, menu consultazione pratiche. In realtà, allora, c'è codice fiscale dell'impresa richiedente, codice fiscale titolare. Correggetemi se sbaglio, ma io qui potrei inserire anche il codice fiscale del procuratore. No, 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 No? titolare ti dà il legale rappresentante o titolare Solo legale rappresentante. dell'impresa, però ricordiamo anche che quando tu metti il codice fiscale titolare, denominazione di impresa, che può essere anche il nome del soggetto, basta che cominci a metterci tre caratteri. Già con tre caratteri il sistema ti va a dare le varie opportunità. E secondo me, tra l'altro, con un professionista che può anche cambiare, diciamo che io sarei più, mi riterei più solido. Ecco, Giuseppe Zorzetto dice che secondo lui gli risulta che mettendo il procuratore nel campo del codice fiscale glielo dà. A me risultava diverso perché poi anche lì voi tenete presente che voi lo utilizzate quotidianamente e quindi farete esperienze molto più ampie di quello che per esempio faccio io, diciamo come riferente, ecco. Ok, Benissimo. allora questa E grazie la della chiudiamo. collaborazione dei colleghi. Assolutamente sì. Vediamo se c'è qualche altra domanda che posso gestire io dal punto di vista tecnico. Allora, sempre Giuseppe Zorzetto, allora solo il codice fiscale e non il cognome e nome, ok? Forse la collega si riferiva ad aggiungere un campo cognome e nome del procuratore. Allora, sì, diciamo se l'obiettivo è individuare la persona del procuratore, andrebbe bene anche il codice fiscale e appunto se questa ricerca sembrerebbe possibile. Cognome e nome non è previsto attualmente. Allora, c'è una domanda, l'ultima domanda che è arrivata. Ci è capitato di ricevere pratiche che una volta importate sul gestionale erano composte da file illeggibili, in quanto i file erano completamente bianchi oppure solo con righe. Quindi abbiamo dovuto respingere la pratica. Allora, io mi sentirei, poi avrò magari confermo meno da parte dei colleghi, che questo, diciamo, è quasi, per quanto riguarda gli allegati obbligatori, impossibili, perché il modello poi da sottoscrivere l'allegato obbligatorio viene predisposto direttamente dal sistema.
in base alle scelte che vengono effettuate direttamente dall'utente. Quindi sugli allegati obbligatori è impossibile, la possibilità di ricevere dei file bianchi. Poi, No, sai cosa? Quando sono degli allegati, tipo, liberi. inserire la planimetria, no, anche obbligatori, ma inserire una planimetria. Inseriscono una planimetria che in realtà non è bianca, oppure inseriscono un qualcosa che, come purtroppo succede con l'inserimento di un documento di identità scaduto, di un documento di identità illeggibile, perché al momento non abbiamo ancora l'intelligenza artificiale. Quindi il Certo. sistema va a fare le verifiche fino a dove riesce. Certo, sì, da questo punto di vista giusto, lato planimetria, anche, formato immagine, diciamo, ci viene più anche appunto il documento di riconoscimento, ci potrebbe metterci anche la foto di un parente che non è un documento di riconoscimento, però sicuramente su quei documenti con le informazioni, adesso penso all'MDA, al documento di riepilogo. Diciamo quei documenti obbligatori, togliendo appunto il caso che riportavi tu, Antonio, qui c'è un controllo fatto direttamente dalla componente di front office. Ah, ecco, sì, questo è importante, un'importante testimonianza. Allora, a volte riceviamo pratiche illeggibili. E con MDA non corrispondente. Questo capita quando vengono inviate tramite comunica, quindi partendo dalla pratica registro imprese, utilizzando software di terze parti non compatibili. Questo perché chiaramente le camere di commercio hanno il software di riferimento per la predisposizione appunto delle pratiche comunica, che è compatibile chiaramente con l'ambito SUAP, quindi si parte da dire che l'applicativo per la predisposizione delle pratiche e si va ad importare, si va a utilizzare poi la pratica SUAP, diciamo, o viceversa. Questo magari potrebbe creare delle difficoltà con magari altri software in utilizzo disponibili sul mercato. Allora, no, non so Antonio, Andrea, se volete dare voi risposta, Alessandra, alla questione del protocollo. Quindi l'identificativo della pratica contiene anche il numero di protocollo attribuito direttamente dal sistema. È quindi necessario procedere anche con la protocollazione della pratica con il protocollo comunale? Questo è un problema annoso, è una domanda ricorrente, come sanno i miei colleghi. Allora, tutto quello che avviene nel portale SUAP ha un suo protocollo interno, come sappiamo, è tracciato, quindi ogni passaggio viene registrato. È possibile per chi utilizza un protocollo comunale, fare riferimento a questo protocollo del SUAP come parte integrante del protocollo comunale. Naturalmente questo comporta alcuni passaggi, nel senso che deve essere inserito nel regolamento del protocollo. Quindi allora è possibile non protocollare due volte facendo questi passaggi. Altrimenti in automatico effettivamente, come dire, può essere una scelta chiaramente conveniente non fare due protocolli, però è opportuno appunto che ci sia un passaggio, una delibera in cui venga riconosciuto come protocollo del comune per questo tipo di pratiche il protocollo del SUAP. Altrimenti, come dire, siamo un po' fuori dal sistema. Perfetto, grazie Alessandra. Confermo. Confermo, nel senso che questa dipende anche da una regola di organizzazione interna, fondamentalmente. C'è una norma del DPR 445 che consentirebbe, che contempla l'utilizzo del protocollo attribuito automaticamente al sistema di imprese in un giorno, perché si tratta di sostanzialmente di una operazione di documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione, che sono quelli appunto che transitano nel portale imprese in un giorno e sono perfettamente a norma, però poi dipende dalla singola, diciamo, decisione di ogni singola amministrazione se sottoporre a un ulteriore protocollo specifico comunale. Quindi su questo non ci possiamo esporre. Perfetto, grazie Andrea.
Allora, vedo che una domanda se ne sta occupando Antonio nella relativa risposta. No, mi sono fermato perché Ok, parla ok. di pass e quindi in suo per un procedimento automatizzato non c'è conferenza dei servizi. Allora, le conferenze dei servizi sono solo per i procedimenti ordinari. Se ci sono situazioni particolari, bisogna segnalarle al tavolo regionale, dopodiché viene valutato e verrà risposto sull'opportunità o meno dell'inserimento dell'inserimento di eventuali modifiche o varianti, se sono possibili. Tenete presente che appunto come Camere raccogliamo appunto queste segnalazioni che vanno al tavolo tecnico che fa una valutazione sia di legittimità sia di opportunità di inserimento. E poi tenete presente che purtroppo alcune normative hanno, non sono tutte allineate, diciamo, con l'evoluzione di quello che è il SUAP, eccetera. Quindi dopo anche lì bisognerà capire come gestirle, ecco. Ok, mentre mi sentirei di dire se appunto ci sono dei dati errati, la presentazione della pratica con magari la funzionalità in porta dati da pratica precedente si va a correggere l'errore in virtù appunto di una semplificazione nella ripredisposizione. Ok, non vedo più domande, almeno nella sezione domande e risposte. No, Sara, però stiamo sforando l'orario Sì, quindi lei risponde. e sì, e quindi mancherebbero ancora, sì, da programma un paio di argomenti anche direi importanti che però a questo punto sposterei al secondo modulo. Assolutamente sì, li vedremo comunque, avremo altre 3 ore, quindi tutto quello che non abbiamo, diciamo, non abbiamo visto oggi verrà comunque trattato nel prossimo. Quindi direi che ci siamo, interrompo la registrazione.